E siamo live, amici di Bar Motorsport, siamo qui nella sede della concessionaria Motorworks di San Marino. Questa sera inauguriamo un nuovo format perché ci troviamo, adesso ve lo presento, ci troviamo in presenza con il nostro ospite Vinicio Salmi per questa puntata di Bar Legend. E allora vi chiedo per prima cosa da casa se ci sentite bene, perché è un esperimento questo, come dicevo a Vinicio. Benvenuto qui a Bar Motorsport. Vinicio, non ti capottare con la sedia, è la prima volta in 4 anni di vita di Bar Motorsport effettivamente che siamo collegati insieme con l'ospite in presenza. Di solito lo facciamo sempre da remoto, quindi ciao Andrea Colombo Toscanello, ecco, ciao ingegner Saverio Casa di Dio da Ancona, sei stato il primo, ciao Pino Candente, ciao Kevin Rossi, siete già in tantissimi, grazie Renault.4 che mi dice che si sente perfettamente benissimo. Oggi abbiamo provato 2 ore questo nuovo format. Allora Vinicio, siamo qui per raccontare la storia della tua vita, la tua carriera. Sei uno dei pochi piloti, mi viene da dire, al mondo che ha corso ad alto livello sia con le due che con le quattro ruote. Ma diciamo, partiamo dall'inizio, come ti è nata la passione per il mondo dei motori? Quando è che hai capito che faceva per te, che avevi questo dentro di te? Buonasera. Lo capii da subito, fin da bambino, adolescente. I miei genitori, mio papà aveva un'officina, vendeva macchine, camion, autocarrozzerie e quant'altro, insomma un mondo, una cosa importante, ma importantissima per me, perché mi ha permesso di conoscere fin da subito, di respirare l'odore, diciamo, dei motori. Sicuramente sarebbe andata nello stesso modo, perché la passione poi quella, come dire, viene spontanea, no? Quindi così fu che da lì, fin dai 12, 13, 14 anni, con la possibilità appunto di avere a disposizione i mezzi, voglio dire, anche la possibilità di aggiustarli, perché ero bravo a rompere, parlo di motori, motorette, veste, vespette, quello che c'era in quegli anni, no? Per noi ragazzi adolescenti, poi le moto più importanti. Fin dai 14-15 anni, quando cominciai con le gare di motocross, una categoria 50, classe 50, era un Simonini. Enzo Simonini mi stimava molto, e tanto che avevo un occhio di riguardo da parte sua, cioè mi dava un motore particolare, il telaio era il mio perché la moto l'avevo comprata, insomma un po' di una piccola assistenza, piccola molto importante assistenza sui campi di gara, un meccanico, insomma io provvedevo al trasporto, e cioè mi recavo nei luoghi, nelle piste, e a quel punto, e là trovavo l'assistenza ufficiale, diciamo, di Enzo Simonini con i meccanici, insomma i suoi collaboratori. 14 anni, 15 anni, 16 anni motocross, poi ho iniziato con le gare di regolarità con credo, su un KTM, cosa del genere, no? Ricordo, era bellissimo durante l'inverno con la neve, partivo da casa in moto e andavo sulle colline di Bologna, nel bolognese. Ricordo un amico caro che ancora lo sento, che di Bologna, era lui che mi faceva assistenza. Lui veniva con una Vespa, perché avevamo entrambi 16 anni, una Vespa con la tarica della benzina, la cassetta di attrezzi, le candele per tirare la candela, la catena per esempio, fare quello che era necessario fare ai punti di controllo, posti di controllo, quindi fornimenti, come ho detto. Poi in parallelo sentivo il richiamo, la sirena della velocità, mi piaceva sempre di più seguire le gare prima dei campioni di allora, parlo il solito classico Costini, Phil Reed, Mike Harwood, poi la prima motocicletta per strada, che non potevo guidare perché avevo 16 anni, ma comunque la usavo, allora in quegli anni era possibile, in qualche modo insomma ci si arrangiava sempre. Ed era una Honda 750, CB750 fu, e una moto che mi consentì di fare le prime esperienze anche pistaiole, Misano Adriatico, che era
il rifugio peccatorum di tutti i motociclisti di allora, più o meno legali. Avevo un amico che più anziano di me faceva il permesso e poi sotto al casco non si sapeva chi c'era, ci fossi io o fosse lui, come andava in pista, no? La moto da strada, ovviamente, no? Con tutti i problemi connessi. E parlo di marmite che strisciavano in terra, che si bucavano, va? E quella fu la primissima esperienza pistaiola. Capii che la moto non era adatta perché si avvicinava il debutto. Il 18° anno io volevo partecipare alle gare. Ora la prima categoria era la Junior 750, moto derivati di serie. Quindi mi fornii di una Kawasaki 750, la tre cilindri, due tempi, elaborata in famiglia, diciamo, già usata in precedenza da due cari amici Simani, Durelli, in alcune gare di durata 500 km, le 500 km all'ora di endurance. Era una moto veramente ignorante, nel senso che era difficile da guidare, la coppia era molto alta, il telaio era quello che era, insomma, ecco. Ma bene o male, con un piccolo, non un escamotage, ma con una firma falsa, perché era assurdo, se veramente proibito parlare di pista in casa, andava bene tutto il resto, ma la pista no, perché babbo diceva non firmerò mai la condanna a quello che potrebbe. Certo. E quindi mi fornì di un paio di timbri, notaio forse, timbri di un notaio, di un amico che aveva il babbo notaio, insomma, ecco. Morale, io 3 luglio compì il 18° anno, la prima gara era prevista in calendario, sempre a Misano Adriatico, per il giorno 10 o 12 luglio, non ricordo, 4 la mattina ero in federazione a Roma per ritirare la licenza, io subito, che ricordo, mi disse, ma tutti questi timbri non servono, e dico, ma non so, io, non so mica io, dico, le autorizzazioni, le firme del genitore, fatte forse da salumiere, non so, che forse da un amico, qualcuno, insomma. Misano Adriatico, niente, Kawasaki 750, i meccanici erano l'ex falegname che poi si era dedicato alla meccanica, appassionato, anche capace, dico la verità. Un medico, un radiologo, un agente di commercio, nostro team, perdente ma divertente, così. Questo era il punto di partenza. In realtà successe il contrario, perché vincemmo quella gara, la prima al debutto. E ne seguirono altre due, mi ritirai perché non avevamo neanche i mezzi, diciamo, per rinfrescare il materiale, ecco, quindi la motocicletta, le parti importanti, le parti di usura. Mi ritirai in ambedue le gare, insomma, niente di che. L'inizio, allora, a Bar Motorsport piacciono molto anche gli aneddoti, no? Noi ci siamo trovati l'altra sera col dottor Costa, una bellissima serata con Virginio Ferrari, poi siamo andati al bar, qui è Bar Motorsport, ci siamo ritrovati davanti a un bicchiere d'acqua, un tè, una birra, a parlare un pochino dei vecchi tempi, no? E mi è molto piaciuto questo aneddoto di quando tu sei andato proprio a Misano col tuo amico che avete approntato un carrellino. Sì. Cioè, raccontaci questa cosa, perché è proprio il bello degli amici che da casa ci stanno commentando, pane e motori, cioè erano altri tempi, no? Allora quell'aneddoto lì mi è rimasto nel cuore e sono convinto che a casa gli amici avranno un grande piacere nel sentirlo. Sì, la nostra forza era la spensieratezza, l'incoscienza, ovviamente, e eravamo giovani, insomma, ecco, quindi veniva tutto in modo spontaneo. Ci inventammo un trasportino, un carrello preso a prestito da qualcuno. La motocicletta, sì, ce l'avevamo, quella va bene, la nostra. Ne prendemmo una seconda al bar. Classico bar. Al bar, vedete. Una sorta di bar motorsport dove confluivano quelli scappati di casa, ecco, diciamo così. E, insomma, niente,
qualcuno ci prestò una seconda Kawasaki di serie, casomai ci fosse servito un ricambio, non so, esatto, un pistone, un cilindro, quello che è. Sì. Generalmente rompevo l'accensione, sì, perciò era quello il nostro, eravamo concentrati su di, sì, quella. Ma all'ultimo minuto ci rendemmo conto che sì, avevamo il carrello, la macchina era una Fiat 127, colore giallo canarino, cioè, e mancava il gancio. Pegamo il carrello alla macchina, ma senza sedili, le taniche. Apro, chiudo parentesi, ci saluta Patrizia Pilchard, ti saluta la bravissima Patrizia Pilchard, che tutti conoscono, grande sostenitrice e amica di Bar Motorsport. Prego Vinicio. Grazie. Era un punto che, insomma, niente, non sapevamo come fare, pegamo il carrello alla macchina, quello che, insomma, secondo noi serviva a mancare il gancio di traino. Un'idea, un po' di idea. I paraurti allora erano di ferro, molto facile, molto easy. Buco paraurti, una boccia presa da chi aveva un proprietario, una vittima, qualcuno che aveva una roulotte, credo, con il gancio di traino. E cosa che ho fatto? Senza luci, senza niente. Boh. Vi siete inventati un gancio traino praticamente? Sì, sì, era, sì, quello che dovevamo solo trainare, perché avevamo altri problemi da risolvere, ma questo niente, eravamo a Misano, era casa nostra praticamente, ma arrivati là allora c'era, non come oggi le gare, no, che grandi. Ma raccontaci anche questo, perché ci piace entrare nel dettaglio, Vinicio, il fatto che siete passati in salumeria con questo tuo amico, sì, perché sì, la, sì, storia, no, è veramente, vabbè, bella. Questo, no, andiamo nel dettaglio. Abbiamo bisogno di tanto tempo, no, per raccontare. Vai tranquillo, perché ci piace sentire questi aneddoti. Il capo meccanico, ecco, è il crew chief del il team. Crew chief, ok, team, perfetto. Denti, ma divertenti, come ci, sì, chiamiamo noi, molto allegri. E lui si cibava di ciccioli pressati. Sì, ce l'ho pressato, consisteva, credo ancora oggi, ma frequento le salumerie, in un parallelepipedo, una sorta di parallelepipedo, no? Di forse 40-50 centimetri, e solo, sì, io compravo il parallelepipedo. E poi era appassionato di cipollotti, non vi dico, 20 cipollotti nelle tasche della tuta da lavoro, perché lui viveva nell'officina. Un'officina senza servizi, si serviva dei servizi di una vittima che stava di fianco, che tanto in tanto andava a visitare. Insomma, niente, partimmo in quelle condizioni, una vergogna, ma ripeto, eravamo allegri, spensierati, la nostra forza era l'incoscienza. Bello, il bello quando arriviamo al cancello d'ingresso. Esatto. Cancello d'ingresso. Io ero un bambino, perché avevo 18 anni e 10 giorni, e gli altri erano un po' più anzianotti, ma insomma, bravi ragazzi, ecco. Anche di bel aspetto. Il meccanico invece era un po' inquietante, perché viveva da 10 giorni in officina e senza servizio, perché non si lavava. Ricordo i polpastrelli, perché lui si cibava appunto di quel insaccato, insomma. Allora i polpastrelli risultavano essere bianchi. Quindi lui toglieva il lutto della catena, fai conto, ma su una fetta di quel salume. Vabbè, al botteghino d'ingresso questi ci guardano, che stava dentro viene fuori, ci guarda con stupore: ma dove andate voi? Ma noi veramente dovremmo partecipare, siamo iscritti. Ah, siete iscritti, ma dove, a che? La gara, aspetta un attimo, è sceso, è uscito dal bottino, dal gabbiotto, ha fatto un giro attorno alla macchina e poi indietro a Romagnolo, dice: oh, c'è poi questo qui, non l'ha mai vista. Ma questo tradotto, si paga una cosa come questa, non l'ho mai vista, però, cioè, visto questo, credo di aver visto tutto. Vabbè, dice: se i documenti sono a posto, potete entrare. Bene, entriamo nel paddock. Allora, il paddock era ovviamente popolato da quelli veri, c'erano le squadre ufficiali, perché era un campionato di prima qualità, di prima serie, insomma, ecco, quindi partecipava la Suzuki ufficiale, la Sayad di Torino, aveva due bilici, mi ricordo, con motorhome e l'Hospitality, così si chiama,
poi c'era la Lave, la Guzzi, insomma, e noi che a questo punto, forse abbiamo sbagliato qualcosa. Un po' per la vergogna, siamo sgattaiolati in fondo al paddock dove c'erano i servizi, no? Ci siamo nascosti dietro, di fianco alle latrine, ecco, eravamo in una posizione un po' scomoda, insomma, però nessuno là ci faceva caso a noi. E, comunque niente, casco tutta, entrata e via. Allora, primo turno di prove, ho fatto il miglior tempo, credo 7-8 decimi di vantaggio, già c'era un po' di stupore, ma allora c'erano i cronometri, no? Quindi poteva esserci magari qualcuno, qualche cronometrista, magari che si era sbagliato, un errore, ma chi è sto qua? Ma nessuno sa niente, capirà che si è messo 50, che ripeto, era una moto ignorante, non poteva stare al passo del Suzuki ufficiale. Le Suzuki della Sayat, sottolineo, che erano le stesse della Daytona negli Stati Uniti, no? Quindi erano gli stessi motori, le stesse caratteristiche importati in Italia, motore, perché quella, l'omologazione valeva per tutto il mondo. Poi la Laver, le SFC ufficiali, la Ducati, ecco, dimenticavo la Ducati, non ricordo quale fosse, chi fosse il pilota. Vabbè, in poche parole, se il primo turno, perché dovevo, come dire, prendere confidenza con la motocicletta, forse non la prima, la seconda volta magari che la usavo, e io gli ho dato credo 7-8 decimi. Secondo turno, ma lì nessuno ha detto niente, secondo turno io davo un secondo e due, appunto. Tranquillo, ma era il mio passo, quello, non è che io fossi un fenomeno, ero capace di fare quel mestiere, no? Quindi era tanto spontaneo. E pensi comunque la batteria, la prima, e fecero il reclamo, perché erano molto arrabbiati questi qua. È arrivato con una Fiat, con un gancio forse non ci hanno fatto caso, che non era quello che gli interessava. Posso dire forse che erano molto nervosi, ecco, per non dire incazzati. Possiamo dire, erano delle bestie. Fanno reclamo, portano la moto, vedete, la moto è andata nel recinto, nel recinto chiuso, no? A disposizione. Allora, questi, il meccanico deve essere presente, no? In dialetto ferrarese, questo non vi parlo il dialetto, ma vi dico in sintesi quello che ha detto. Allora, io sono un super meccanico, punto uno, intanto, cioè, il ragazzino, il ragazzo, al ciro, il bambino è un getto. Si diceva così, no? È un getto, Leonzetto infernale. Leonzetto infernale, ha detto. E senza tradurre, ovviamente. E voi siete degli ombrellai. Perché gli ombrellai, no? Gli ombrellai perché mi avete disturbato. Siete gli ombrellai perché io da 10 giorni in officina dormo nel tappeto, no? E poi forse neanche andato nei dettagli. Meglio, vi dico che se mi smontate la moto mi va benissimo, però me la rimontate. me la rimontate voi. Non mi muovo di qua, altrimenti. Allora hanno capito che avevano a che fare con delle persone genuine, che non avevano niente da nascondere, che si erano presi la libertà di partecipare a questa gara così, con la massima spontaneità, ma pensando anche di forse neanche ci saremmo qualificati, dopo questo episodio ne seguirono altri due, come dicevo prima, ruppi l'accensione, ma purtroppo accensione rotta, non avevamo il tempo, no, per sostituire l'accensione, perché sì, avevamo la moto della vittima che ormai si era rassegnato, non andava più al mare con la macchina, andava con un altro mezzo, non usava più la sua moto. La Ducati mi propose di partecipare ufficialmente al campionato dell'anno successivo con la moto ufficiale.
io gli dissi sì, perché no, tanto oramai avevo rotto il ghiaccio, no? Quindi scoperta la prima, tutto quello che avevo fatto che non avrei dovuto fare, io tra l'altro avevo iniziato il corso di, io volavo già con l'aereo quel tempo, quindi perché l'obiettivo mio era quello di fare il pilota, avevo fatto il pilota, no? Nella mia sogno, desiderio di quando ero bambino, no? E poi era l'unica cosa vera e concreta che potevo fare, perché studiare non mi piaceva. Però mi piacevano gli aerei, tutti i mezzi a motore, no? Che fossero moto, macchine, aerei, elicotteri, tutto quello che si muoveva, motoscafi, propulso da un motore termico. Ecco. Ero rimasto, sì, Spaggiari. Mi dissi, ma sì, perché no? In fin dei conti ho ancora un tempo, un anno e mezzo, il tempo che finisco, terminerò gli studi da privato, ovviamente, dico, poi andrò nei militari, entrerò in aeronautica e farò, diciamo, l'iter, dopodiché andrò nell'aviazione civile, no? Questa era l'idea mia, perché comunque mi dicevano che qualcosa dovrei fare nella vita, no? Quindi scegli, quella è stata la mia scelta. La scelta di comodo, naturalmente, perché mi dava molto spazio, studiavo fuori lì, quindi ero fuori casa. All'inizio dell'autunno, io ero iscritto al motoclub Baracca di Lugo. Perché? Perché Lugo e non Ferrara? Perché avevano le mani in pasta, ecco, diciamo così. Allora c'era la DM a Lugo, una scuderia molto importante, due piloti altrettanto importanti, Mario Lega e Giovanni Proni, no? E quindi io, per le iscrizioni, per insomma la curiosità di conoscere anche i campioni, quelli veri, fai conto, non mi ero iscritto lì. Insomma, niente, in due parole, sì, la DM, vabbè, visto che sei iscritto qui, che tutto sommato sembra che tu sia capace di andare in moto, vuoi provare le moto vere, quelle da Gran Premio? Bah, sì, certo, perché no? Allora, andiamo a Misano Adriatico, sempre Misano, no? Le due precedenti gare, esperienze mie con la Kawasaki, furono a Magione e l'altra non ricordo, e Vallelunga. Sì, chiusa la parentesi. Ora stavo dicendo, torno, ecco, sì, andiamo a Misano a provare la moto del Gran Premio. La 250 mi stava un po' stretta perché ero abituato alla 750, la mia moto vera, la mia prima moto vera, quella è stata appunto, la Honda 750, quindi moto una certa dimensione, no? Oltre che potenza. La 250 si guidava come in punta di dita, insomma, ecco, e non mi piaceva tanto. La 350 invece si faceva dare del lei, no? Come si dice, perché quella era veramente cattiva e rabbiosa. Tant'è vero che in quegli anni, con la 350 e 351 portata con un centimetro in più, si poteva partecipare alla 500. Questo vuol dire che era molto vicino ad una 500, perché aveva potenza ed era leggera. Quindi Gianno Sarini vinse nel 72, 1972, noi siamo nel 75, 70, fine 74, prime 75. Gianno Sarini vinse la 200 miglia di Daytona con la 350. E quindi con la Yamaha 350, esattamente come una moto che guidavo io, portata a 351, io a 350. Ricordo, per rendermi conto e capire quanto potevo inclinare con quella moto, caddi con la 250, poi dice, beh, tiene, vediamo fino a... qui a un certo punto c'è la prima scivolata, ma al tramonto, mi ricordo, insomma, niente di che. Quando Misano si girava in senso anti-orario. Anti-orario, esatto. Allora, niente, va caduto, vabbè, una scivolata, molto una sciocchezza, no? Si è fatto niente, fatto male, no, tutto a posto, postissimo. Benissimo, andiamo con la 350, allora, se a posto, andiamo, 350. Ricordo bene che Daniele, chiamato Nobby, gran meccanico. Siamo coetanei, io avevo 18 anni e qualche mese e lui faceva esperienza, ma era di quelli che, come si dice, erano nati imparati, sapeva quel che faceva e lavorava già bene allora sulle moto del Gran Premio.
malgrado avessi un'esperienza molto limitata. Ricordo che mi disse, fai un paio di giri, vedi un po', poi si faceva la staccata per fare, che facciamo la carburazione, no? Cosa consisteva? Fai la staccata. Significava dare un tiro, massimo dei giri e, boom, spegnevamo il motore, si spegneva il motore. Poi ho controllato le candele, no? E si capiva se il motore era grasso o magro, cioè, se serviva più benzina o meno benzina. Sì. E si lavorava sui getti dei carburatori, o sugli spilli, insomma, in caso. Comunque uguale, in fondo al rettilineo credo che in quelle condizioni, a metà rettilineo, penso si andasse a 240, credo, più o meno, perché sì, era quella velocità, no? Più o meno. E ricordo che ero in piena velocità, al massimo, e dissi, ai 200 metri ci sono i cartelli, no? Farò la staccata ai 200 metri per poi rientrare nel box. Il box stava dalla parte opposta. Comunque, no? Ricordo che non feci in tempo a pensare quanto, dico, poi magari ingrasso un attimo, perché c'era un manettino per ingrassare, per evitare questo, il tiro era lungo, no? Che, cioè, dare un po' di olio, di benzina ai cilindri, e invece no, grippai. Caspita. Come succede in go-kart, a me succedeva spesso in kart, ma in moto è molto peggio, con due ruote. Due ruote, ma poi ero tutto gas. Cioè, a cannone. Meno, se non erano 200, saranno stati 220. 200. Comunque seduto in terra, per terra, ricordo come fosse adesso, a gambe larghe, scivolavo, la moto di fianco più veloce di me, perché ovviamente io facevo attrito. La scintilla della moto che si consumava, che andava tutto, cioè, alla fine in fondo mi sono fatto tutti i 200 metri comunque, e in un attimo arrivo in fondo a curva, quindi, finito l'asfalto e il prato, e io sempre che galleggiavo, no? Seduto, in fin dei conti dico, non mi sono fatto niente, sono fermo, no? Non è vero, perché il prato era umido, allora sull'erba, che aveva ancora una buona velocità, certo, sono ripartito, certo, più veloce di prima, e mi sono fermato 50 metri avanti, non mi fermavo sull'erba, non mi fermavo più. Finito il tutto, mi faccio perdere tempo, ma tu mi chiedi i dettagli, ti racconto. Noi ci piace sentire i dettagli, sicuramente da casa, poi... Apro, chiudo parentesi, ringrazio Patrizia Pilcher che da casa mi sta facendo da supporto, e quindi ho una domanda dopo da parte di Patrizia che mi fa da sostegno, non solo morale. La chiudo, avevo la bocca piena di terra, mi sono rialzato in piedi, insomma, poi avevo la bocca, sembrava avessi mangiato una terra, ma non mi ero fatto niente. Avevo capito che quella moto, ma non quella solo, comunque tutte le moto, sapevo che, insomma, bisogna trattarle con riguardo, ma quelle in particolare, quei due tempi di allora della competizione erano veramente ignoranti, difficili, pericolosi anche, perché bastava un niente, solo che cambiasse, che so, la temperatura dell'aria, ecco che la carburazione poteva divertirsi, diventare o grassa o magra, e quindi... Allora Vinicio, diciamo che Patrizia, e io ogni tanto mi sposto, poi adesso avvicino il mouse così non esco dall'inquadratura, ci dice: qual è stato il tuo momento in carriera più emozionante, quello del cuore? Emozionante quello del cuore, io comperavo autosprint da bambino, motociclismo, e vedevo nei sogni di un bambino, di un ragazzino, perché andavo a scuola nella cartella, parlo delle elementari, nella cartella autosprint, motosprint, tutti i giornali, diciamo, che parlavano di motori. Ricordo che ero affascinato dalla bandiera americana, no? Con i colori, c'era molto colore allora negli Stati Uniti, le tute dei piloti in Italia e Europa erano di colore nero, gli americani le avevano già molto colore. Colorate, insomma, ecco, diciamo, e il mio era, come dire, il pilota, diciamo, di riferimento era Mario Andretti, e quindi vedevo Mario Andretti,
e dopo tanti anni mi sono trovato a correre con Mario Andretti, che noi abbiamo avuto nostro ospite in una delle primissime puntate, tra l'altro. Hai detto Mario Andretti e tutti i grandi veloci, Fittipaldi, addirittura dopo il rookie test venne Fittipaldi a complimentarsi, diciamo, perché per entrare in Indy non bastava pagare, perché comunque un argomento purtroppo che è sempre peggio nel motorsport, molto delicato e doloroso, perché perché ci sarebbero secondo me tanti campioni che non sanno di esserlo, hanno il potenziale, magari anche la passione, provano, però non riescono ad andare avanti, quantomeno a dimostrare il proprio valore, perché non hanno i denari o gli aiuti, diciamo, per andare avanti. Comunque niente, mi trovai con loro. Quello, sicuramente fu quello il momento, diciamo, più dico emozionante, di emozioni quando si fanno le cose, le gare. Ce ne sono poche, no? Quindi freddi, la mente fredda, e anche di fronte a incidenti, cose, niente. Si pensa che a noi, a chi, a me allora, come agli altri amici miei colleghi, non poteva succedere, diciamo, l'irreparabile, diciamo, quindi il danno, l'incidente mortale, mentre tanti ne ho visti, purtroppo. Sia in moto e anche in macchina, che voleva anche un rapporto di stima e di amicizia. Detto questo. E Vinicio, siamo passati, grazie a questa domanda della nostra Patrizia Pizzer, siamo passati un attimo dalle due alle quattro ruote. Però volevo tornare al mondo delle due ruote, ripercorrendo un po' la tua carriera, perché non tutti sanno, addirittura, se non vado errato, tu con una Yamaha privata sei stato davanti a un certo Giacomo Agostini, cioè avevi del talento, del manico puro. Ripeto, ci sono tanti nati imparati, diciamo, spontanei, no? Per fare sport o altre cose. Io ero capace di guidare le motociclette e non lo sapevo, fino al momento che poi mi sono trovato in pista con i campioni. Quindi in un primo momento dicevo, forse non stanno magari scaldando le gomme o rodando le pastiglie dei freni, per dire, no, poi in realtà non era così. Ero io che mi lodo e mi imbrodo, che ho i risultati. Tante volte dovevo chiudere il gas, avevo un problema perché il passo mio era diverso, ecco, diciamo così. Esempio, Imola, pista storica, allora non era, la chicane era una pista per uomini veri, diciamo, adesso non uso dei termini sgradevoli, ma non li voglio usare, però allora Imola si scherzava poco, si vedeva veramente la differenza. Imola, come dicevano gli americani, qui noi facciamo, parlando della Indy, facciamo la differenza tra gli uomini e i bambini, diceva. E Imola faceva la differenza tra gli uomini e i bambini. Bellissima questa. Una frase che io ho raccolto e ho importato, no? Diceva, no, here we make a difference from the kids and the real men, here in USA. From kids and the real men. Dicevano così loro. E io l'ho riportata adesso. Fantastico. Imola, dicevo, ecco, era il tamburello. Al tamburello si moriva, 90% che usciva al tamburello non ce la potevo fare. Ricordo due parole, che una frase di Virginio Ferrari, no? Che salutiamo. Virginio, se magari ci ascoltasse, che in occasione di una 200 miglia, un pilota americano gli chiese, anche lui era un pilota Suzuki come Virginio, gli chiese, Virginio, spiegami un po', dammi i dettagli di questa pista, Imola. Come sono le curve? Dice, questa. Dice, sì, qui puoi cadere, qui fai questo, qui fai quell'altro, qui stai attento a questo lato, gli dà qualche piccolo aiuto, no? Di come fai. Dice, ecco, qui, tamburello, qui no. Dice, qui non puoi cadere, qui non si cade. Caduto al tamburello ed è morto. Questo è vero, Virginio, il testimone. Allora dicevo, ecco, usciva dal tamburello, ricordo che all'ingresso si arrivava di sesta piena, si toglievano due marce, io ingrassavo per evitare l'eventuale grippaggio, quindi
e poi aprivo il gas e davo tutto gas, il motore borbottava perché era pieno di benzina naturalmente, certo, grippaggio che era escluso. Entravi in coppia immediatamente dopo, fuori il tamburetto, e quindi seguivano poi ancora due marce, quindi quinta e sesta. Si arrivava in sesta piena alla semicurva che immetteva alla tosa, certo, per poi salire Pirattella, acque minerali, discesa, esatto, acque minerali. Ecco, tutti staccavano all'ingresso della semicurva destrosa che immetteva a quel breve rettilineo prima della tosa, brevissimo, neanche un rettilineo, comunque era ancora una semicurva. Io invece la percorrevo in pieno e iniziavo la frenata e toglievo le marce, quindi eravamo in sesta oltre la semicurva, proprio in prossimità della tosa. Con la forcella a tampo io ho problemi dei freni, per esempio io rovinavo i freni perché ancora non erano dimensionati per il mio stile, per come guidavo io la motocicletta, i freni. Quindi avevo 100 miglia infatti di macchina senza freni perché dove l'olio in ebollizione, se successe qualcosa che poi mi fece andare dritto. Ecco, dicevo io lì, e quando la moto era, la forcella anteriore era tampone, no? Quindi la moto iniziava a beccheggiare, no? Quindi saltava, ecco, il saltellio del posteriore, no? Con la centrifuga, perché avevo già impostato, io frenavo in curva tranquillamente, forcella tampone, inclinato, curva, e stavo lì, malgrado avessi delle gomme, erano il PZ2, il PZ4, non ricordo che gomme fossero, però visti adesso, fa venire, ti dico, i brividi, pensare, certo, che allora, certo. Ma era quello che c'era disposto, almeno noi, poi c'erano altri piloti che avevano già le slick, le gomme maggiorate, eccetera. Ricordo agli amici da casa, scusa Vinicio, che cerco di salvare le vostre domande e poi le andrò a riproporre a Vinicio, quindi non vi preoccupate se ci fate delle domande adesso durante la diretta, perché io le salvo e poi le riproporrò a Vinicio. Altresì colgo occasione in questa breve parentesi per dire, se ci seguite dal mio profilo personale oppure da Instagram, non posso pubblicare e mostrare i vostri commenti anche dal gruppo I Sostenitori di Bar Motorsport, perché la privacy non ce lo consente. Quindi ecco, apro e chiudo parentesi, comunque scatenatevi con le domande. Tra l'altro molti amici dalla provincia di Ferrara ci scrivono, un Frares Doc, eccetera, li salutiamo tutti, da Renazzo, ma ci scrivono anche da tutto il mondo, dal Brasile, li salutiamo, dall'Argentina, da tanti paesi. E però ecco, scusa la parentesi Vinicio, ma ci tenevo a far sapere agli amici da casa che le terrò da parte le loro domande. Certo. Ero rimasto alla moto che saltellava e niente, la centrifuga, poi mi spostavo il posteriore, la ruota posteriore. Nel frattempo io avevo tempo per togliere le marce, con difficoltà, ma perché il cambio stava a sinistra. E allora era un classico consumare gli stivali, perché non c'era spazio, non c'era posto dove tenere i piedi, no? E trovarsi con le dita magari che facevano capolino dallo stivale, ma quello era un classico, no? E quindi in quel modo, ed ero già in coppia, quindi uscivo come una fucilata, e quello era, mi dava un vantaggio enorme, oltre ai 30-40 metri, forse no, di ritardo nella frenata. Io li facevo in pieno, gli altri frenavano. E poi uscivo allo stesso modo. Guarda, Vinicio, vorrei proporre per un istante... No, aspetta, volevo dire, ma io... Sì. No, Agostini è sempre stato più veloce di me. Cioè io, adesso tra l'altro abbiamo una foto. Devo trovare, c'è una foto tua, tra l'altro. Parla pure, Vinicio, nel frattempo, ma abbiamo una foto... dove tu sei sul podio con Giacomo Agostini, adesso la cerco. Quello che si vede adesso è l'immagine di Walter Villa. Qui è l'intervista dopo che ho vinto negli Stati Uniti a Vancouver. Intervista... Con l'Indy Light a Vancouver, sì, esatto, questo. Esatto. Dopo parleremo, diciamo, daremo spazio alla tua parentesi nel mondo delle quattro ruote. Qui torniamo per un attimo alle due ruote. Ma voglio mostrare la foto, ecco, l'ho trovata, la foto tua sul podio con un certo Giacomo Agostini. Questa è una bella foto. Quella è stata la gara del debutto, non ricordo se è il debutto, la prima volta, ma io...
stato sempre sul podio. Quella è lattosa. Vedi? No. Proprio lattosa. Questa è lattosa. E vedi, dicevo, allora adesso la guida quanto era diversa, però i gradi di inclinazione non sono tanto inferiori, no? se la vedessi di fronte, no? E quindi si toccavano, ecco lì ero già in uscita di Imola, della variante, credo fosse quella una gara da 200 miglia, per il numero 80 lo fa da 200 miglia. Quella era la partenza, il terzo, il numero 40, sì. Questo è Johnny Cecotto, io avevo fatto, corso credo, anche con Johnny Cecotto. O il primo e il terzo tempo, adesso no, di qualifica, non ricordo, sì. E quello in mezzo deve essere Palazzese, Ivan Palazzese, penso sia lui, poi grazie a molto, molto a Rocky Nine, credo. Ma sono passati tanti anni. Ecco, io volevo per un attimo riproporre, diciamo, questa esternazione del dottor Claudio Costa, che, come dicevo, ci siamo visti poche sere fa, e ve la leggo, ve la pubblico in sovraimpressione. Sappiamo com'è il dottor Claudio Costa, molto particolare nei suoi pensieri. Vinicio Salmi, un giovane pilota pazzo, incosciente e coraggioso, voleva stare davanti a tutti, specialmente a Giacomo Agostini, a Johnny Cecotto, e per fare questo osava. Il suo destino era quello crudele di morire. Tentò di onorarlo il 27 aprile 75 sul circuito di Imola, quando fu investito brutalmente dalle moto di Agostini e Cecotto. Quel giorno gli dèi mi permisero di salvargli la vita, perché la sua follia era talmente tanta da averli mossi a compassione. Questa è una data molto importante, direi, della tua carriera, anche toccante, se vogliamo, però diciamo questa esternazione del dottor Costa meritava che venisse da noi ripresa. Sì, rispondo appunto dopo. Se vuoi io l'ho stampata. No, metto gli occhiali, la leggo, vicino, metto gli occhiali. Guarda, sono bravo, sì. L'ho anche stampata, amici di Bar Motorsport. Allora, quindi chiedo scusa, uso gli occhiali perché non vedo, sono quelli di una femmina che me li ha prestati un attimo fa, non sono i miei, quindi lo devo dire questo. Allora, un giovane pilota pazzo, incosciente e coraggioso. Sì, l'incoscienza era quella dei 18 anni che dicevo io, no? Il coraggio era quello quando tutti noi pensavamo che a noi stessi non sarebbe mai successo il peggio, ecco, diciamo. Voleva stare davanti a tutti. Vabbè, il fatto di stare davanti a tutti, questo implica la competizione. Certo. Sì, vai in gara, tu sei stato pilota, certo. Hai vinto gara, sei stato campione del mondo, quindi tu sai bene cosa significa andare in pista. Non si va in pista per scherzare, ma per competere, ma soprattutto, certo, per vincere. Ovvio, certo. Gli avversari ci sono, se non ci fossero gli avversari non ci sarebbero le gare, no? Sì. E l'avversario mio, l'ultimo, era, certo, sicuro e conscio che non sarei stato più veloce di Agostini e di Johnny Cecotto. Parliamo di due giganti. Tra l'altro, sì. Johnny Cecotto, come te, ha avuto poi la carriera sulle quattro ruote, ma ne parleremo dopo. Certo. Ma comunque qui il dottor Costa scomoda due giganti delle due ruote. Quindi, certo, cosa ti è mancato? Perché a detta di molti addetti ai lavori, scusate il gioco di parole, avevi veramente un grande talento sulle due ruote. Cosa ti è mancato? C'è un passaggio della tua carriera, magari anche un rimpianto, diciamo, di aver fatto un errore, qualcosa che non ti ha permesso di fare la carriera poi che hanno fatto nelle due ruote sia Cecotto che Agostini che tanti altri tuoi colleghi di quell'epoca? Molto probabilmente, come dicevo prima, la mia carriera sarebbe stata importante, certo, ma magari breve, perché non era l'obiettivo della vita mia. Ero iperattivo, quindi mi piaceva fare tutto e di più, con il risultato che, pur essendo capace, allora alla fine non ho fatto e non avrei fatto niente, perché non ero concentrato in una sola unica direzione. Se fossi stato un professionista e avessi speculato nel senso, se avessi messo a reddito, ecco, diciamo così,
ma non a livello di denaro, a reddito, nel senso di risultati, no? Le capacità mie, ecco che allora avrei fatto cose molto più importanti. Ecco, bene, io tutto sommato poi ho partecipato, non so, a un numero di gare X e le ho terminate tutte sul podio. Giacomo Agostini e Gianni Cecotto erano superiori a me. Do qualche dettaglio: Giacomo aveva, oltre che l'esperienza, era capito di aveva il materiale che serviva, tecnicamente una moto con cantilever, quindi senza, non aveva gli ammortizzatori, ma aveva il, non ricordo come si chiamava, cantilever, appunto, ecco, gomme slick, un motore certo superiore. E c'era una differenza tra la mia motocicletta, nota e sottolineo che noi in DM, la DM era la prima scuderia privata al mondo, quindi prima di DM c'erano le case ufficiali. Io avevo un materiale che, insomma, era di tutto rispetto, non mancava niente, scuderia avevamo il di più, ma non avevamo i motori ufficiali erano completamente diversi, ma nella struttura erano diversi ovviamente, come pure il telaio. Io mi appassionavo anche allora come oggi, no, alla tecnica, alla telaistica, all'aerodinamica, e sapevo che c'erano delle modifiche per migliorare le prestazioni della moto. Con tali modifiche, secondo me, avremmo compensato quella potenza che avevano dato gli ingegneri giapponesi con un'industria alle spalle, Yamaha, che questo non è poco, no? Certo che faceva la differenza. Avremmo dovuto accorciare il serbatoio di almeno 25-30 cm per spostare la guida in avanti, per alleggerire gli ammortizzatori, il forcellone e il telaio, no? Che si muoveva come una bisce, no? Quindi le curve, insomma, erano, poi non avevamo gomme da mettere in terra, e avremmo potuto e dovuto rastremare la sezione frontale, quindi ridurre il radiatore. La moto raffreddava bene, benissimo, tant'è vero che spesso dovevamo mettere un adesivo sul radiatore per tenere la temperatura giusta, per evitare che raffreddasse troppo e le conseguenti grippate, i grippaggi, insomma, ecco, quindi oltre che il rendimento. Se fai caso alle fotografie, io stavo in moto con un spessore, diciamo, nel sellino posteriore, per stare appunto in avanti, e ci sono alcuni punti, alcuni dettagli che, ecco, dove c'è scritto Lugo lì, no? Sì. Ancora non si vede. Proviamo a cercare un'altra foto. Anche. La carenatura è rotta, io rompevo la carenatura con le ginocchia. E poi un altro problema che faceva la differenza, che io, come si vede, ecco, vede, dietro avevo uno spessore fermo, sì, con il nastro, e comunque, sì, la carenatura dove si lugo in alto lì si spezzava perché la toccavo con le ginocchia. Vedi, sì, il ginocchio quanto è, sì, lungo, no? Sì. Ecco, tu, sì, pensa, quando stavo in carenatura non ci stavo, perché stavo molto avanti, il casco, vedi, che stava di fuori, non sotto al, sì, cupolino, sì, e poi pesavo troppo. Io pesavo 80 kg e 80 kg non andavano bene per la 250 o per la 350, e quindi piloti di 65 kg avevano un vantaggio enorme, no? In accelerazione, in frenata, in centrifuga, figurati, no? Quanto impegnavano le gomme, non quanto le impegnavo io, insomma, di meno. Johnny Cecotto aveva del buonissimo materiale, una moto semi-ufficiale, e poi era molto bravo, era molto veloce, era molto 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 bravo. E detto questo, oltre ad avere anche esperienza, perché lui già veniva da Venezuela, e in Venezuela che non c'erano molte regole, credo che lui andasse in moto da quando aveva in gara, non so, 14, 15, 16 anni, ripeto, non c'erano regole in Sud America. Usare, ad un certo punto io mi rendevo conto e sapevo che la mia posizione sarebbe stata comunque, quando c'erano loro due in gara, la numero 3. Caso di
guaio a loro, rottura di qua, allora io avrei avuto il vantaggio di una posizione o di due posizioni se si fossero ritirati. Fatto, diciamo, la mia posizione standard, che era quella numero 3, io me ne stavo tranquillo, tranquillissimo, e allora subentrava l'avversario che non si vince mai, c'è il cronometro, cioè io mi accanivo con il cronometro perché dovevo migliorare il mio tempo, ma non osavo, cioè non andavo oltre il mio limite, ero capace, lo diceva la cronologia, diciamo, dei tempi sul giro mio, ero capace di fare tre giri e lo stesso tempo, 1-10-10, 1-10-10, 1-10-10, quindi vuol dire che non ero oltre il limite, mi usciva un giro così per caso, no, era quello il mio passo. E il giorno 27 aprile, sì, il 27 il giorno aprile, in cui hai conosciuto da vicino il dottor Costa, peraltro. Sì, dato, erano lì per lavorare. Il 27 aprile 75 avevo avuto un problema, ricordo, ai carburatori durante le qualifiche, mi ero qualificato in seconda fila. Bene Agostini mi disse, tranquillo, apri una parentesi, la precedente gara 250, io ero sempre in terza posizione con la stessa filosofia che ho appena descritto, no? Quindi loro due tranquilli, Walter Wheeler e Johnny Cecotto. Ero terzo, cadde Johnny, si incendiò una moto, io passai attraverso il fuoco, come nel circo, no? Qualche fotografia sta in giro, però non sono riuscito a recuperare. Anzi, approfitto, per, se qualcuno ha questa foto, avesse la fotografia, io la ricordo bene, ma non, sarebbe un piacere di averla, quantomeno vederla, ecco. E io arrivai infatti secondo, la foto che hai visto prima nel podio con Walter Villa. La seconda posizione era di Johnny Cecotto, la mia sarebbe stata la terza. E stavo dicendo, quel giorno venne Agostini e mi disse, guarda, tranquillo, allora come andiamo al cuore? Guarda, Giacomo, nessun problema, tanto io, sto tranquillo, terzo, però sai, devo fare la mia gara. Effettivamente, io dalla seconda fila partii primo, come facevo sempre, perché ero molto forte fisicamente, e quindi la moto la spingevo, la facevo, si partiva a spinta. Pensa, no? Sì, perché ricordiamo, abbiamo una foto che si partiva a spinta, tu ti mettevi in moto la moto, scusate il gioco di parole, mettevi in moto la moto da solo, con le tue forze. Sì, sì, sì. Ma io... abbiamo una foto dove si vede questo, è pazzesco se pensiamo rispetto al giorno d'oggi, dove addirittura hanno i sistemi per s'abbassa il posteriore per favorire la partenza, eccetera, diciamo. Ecco qua, questa foto, sì, fa capire come si partiva. Certo. E io avevo molta forza e riuscivo a metterle in moto ben prima degli altri. Infatti anche il debutto mio a Modena, classe 350, primo per 10-12 giri, fin dall'inizio, molto prima, e poi superò Agostini, ovvio che io lo sapevo, aspettavo, ma neanche allora Modena, al debutto, forse è stato Misano Adriatico il debutto, non mi ricordo, non credevo neanche che sarei stato veloce, tanto veloce quanto poi sono stato, scusate il gioco di parole. No, il mio destino non era quello di morire, perché sono stato, perché come dicevo la settimana scorsa, no? Io non ho scelto di cadere, ovviamente, ma sono caduto nel posto migliore, nel luogo migliore, Imola, penso. Per la sicurezza appunto che dava il dottor Costa e i suoi collaboratori, tutta la loro passione, fai conto, che faceva la differenza. Ma a tal proposito, Vinicio, non ti voglio interrompere, ma si diceva col dottor Costa l'altra sera, durante anche il suo film, che i piloti famosissimi dell'epoca, gente come Doohan, Schwantz, dicevano: se dovete cadere, scegliete la pista di Imola. Se proprio dovete cadere, cadete ad Imola. Pazzesca questa cosa, diciamo. Se ci pensi, no, ma è vero, perché poi hanno dimostrato, sono nati a Imola, no? E poi da Imola si sono
sparsi, diciamo, nel mondo, perché hanno raggiunto, che so, gli Stati Uniti, sono andati ovunque con quella clinica e con le loro capacità. Questi, credo ci fosse solo uno stipendiato, probabilmente l'autista, no? Tutti gli altri prestavano il loro servizio così, per passione. Senza chiedere niente a nessuno. Poi gli sponsor ovviamente tenevano in piedi il sistema. Stavo dicendo, sì... quel famoso 27 aprile 75. Io ancora non ero nato, sarei nato un anno dopo, ma raccontaci. Niente, quel giorno, ripeto, partì dalla seconda fila, partì primo, diciamo, con un buon vantaggio, un discreto vantaggio, forse quei, insomma, 10-20 metri. Agostini mi superò all'ingresso del tamburello. Ricordo bene che il problema mio era di non tamponare al tamburello, perché Agostini aveva un vantaggio di avere tanto motore, tanto telaio, e quindi non glielo ordinava il dottore. Non il dottor Costa, di rischiare, perché doveva fare, quindi non aveva bisogno di rischiare al tamburello, intelligente, non poteva rischiare al tamburello. E niente, mi superò al tamburello, ci sono delle foto, se no, forse non te le ho neanche date. E Johnny mi superò immediatamente dopo il tamburello, appunto nel tratto, diciamo, dall'uscita del tamburello all'ingresso, quella semicurvata. Io ovviamente, per non rompere il ritmo mio, ma gliel'avevo detto con Giacomo, tanto io so, arrivo terzo, non sto mica a fare lo stupido per farmi male, poi mi sono fatto male per altri motivi, naturalmente, non certo perché sono andato a cercare l'incidente perché volevo a tutti i costi vincere le gare o vincere così. No, io lo sapevo bene che ero di passaggio, e la mia posizione, non me lo, te lo ripeto ancora per la centesima volta, all'ingresso della tosa, naturalmente, come era, diciamo, prassi mia, no? Il mio passo, no? Io li superai ancora tutti e due, e poi niente, la salita come il solito che porta alla Pirattella, uscita a Pirattella, toccai una marmitta in terra perché avevo inclinato troppo, allora la moto si alleggeriva e ritornava in compressione, no? Ecco, sì, quella compressione ha fatto la differenza, perché toccai una marmitta che fece perdere aderenza alla ruota posteriore, si innescò una scivolata, allora c'era il muro e le balle di paglia, era il primo giro ed ero in testa. Agostini e Johnny erano... Primo giro davanti a Agostini, esatto, e Johnny Cecotto, ecco, per le parole del dottor Costa adesso si ricompongono, sì, addirittura gli eri davanti. Sì, ma poi ne abbiamo parlato, ma è certo che è rimasto, sta scritto, bisogna fare le correzioni, non è il caso, lasciamo così, stanno le cose. Dicevo, quindi sarebbe stata una banale scivolata, ripeto, le piste erano pericolose, allora c'era il muro, la collina, allora collina, guardrail e balle di paglia sono dure, balle di paglia, credete a me, sono dure come il cemento. E niente, rimbalzai al centro della pista, Agostini e Johnny e Cecotto mi sfilarono, non so da quale parte, perché avevano visto l'incidente, lo svolgimento, diciamo, dell'incidente, ha visto che sono uscito, ho toccato, ho battuto, sono rientrato in pista, mentre il gruppo, il resto, e credo fossero 26 le motociclette allora alla partenza, tante, e non hanno capito, ma proprio non hanno potuto capire, perché intanto i commissari non avevano le radio, andavano con le bandiere, ma bandiera, come i segnali di fumo che facevano gli indiani, che per che arrivava il segnale era già tardi, e in quel caso lì infatti era molto tardi, perché fortuna mia fu che ritornai in pista accompagnato da una balla di paglia che mi salvò in quel caso la vita. Prima del dottor Costa. Prima del dottor Costa. Avuto come uno scudo praticamente, esatto, che ti ha salvato. Fu la balla di paglia che appunto mi impedì, diciamo, che io fossi investito, diciamo, nella parte centrale del corpo. Però ci rimisi
entrambi le gambe, il bacino e tutto quant'altro, fu un disastro. Poi costole, un polmone, credo, con un forato, con un paio di fori, la clavicola, che ancora la porto come ricordo, perché bravi, bravi, ripeto, Claudio e company, ma c'era tanto da fare che avevano dimenticato la clavicola. C'era da fare, a un certo punto la clavicola saldò da sola, infatti, allora ero giovane, calcificavo tanto e questo mi ha salvato la vita, anche perché fisicamente a 18 anni insomma si possono affrontare tanti problemi, ecco, fisici in questo caso. E poi mi proposero di tagliare, aggiustare, come la guardate, non è il caso, lasciamo così come parlo della clavicola. E niente, appunto, fui investito brutalmente dalle moto, no, non fui investito da Agostini e Cecotto, ma dal resto del gruppo, un paio di piloti, più di uno, due, tre, quattro. Si può dire che questo incidente ti ha cambiato la carriera, ha dato un... Si può dire? Ma sicuramente mi ha cambiato la vita. Anche. Mi ha cambiato la vita perché, ripeto, caduto nel luogo migliore, sicuro, con le conseguenze peggiori, proprio per via della dinamica che ho appena... Sì, mi ha cambiato la vita perché... Era il 27 aprile 1975, avevo ancora voglia di tornare in pista, perché l'incubo mio quando stavo a letto in trazione, penso di essere stato, passato 5-6 mesi a letto prima di mettermi orizzontale, 5-6 mesi, poi piano piano cominciai, diciamo, a camminare, ma tornai alle corse, ripeto, perché ancora avevo ancora voglia di fare le gare, ecco. Nel marzo del 1977, e quindi 75 aprile, dopo quasi due anni, ecco. Non ero in condizioni di ritornare in pista, non so come, ebbi la licenza ancora, ma ecco, per esempio posto mi furono il piede sinistro semiparalizzato, non potevo quindi usare più il cambio a sinistra come prima, cioè mi invertirono i comandi, no? Per me era indifferente usare destra o sinistra, ma non potevo usare il freno posteriore perché non avevo sensibilità, certo. E quindi non riuscivo, oltre al fatto che non riuscivo a flettere bene le ginocchia, insomma tutta una serie di problemi, però dovevo andare in pista. Ma poi vedi, successo che a quel punto i farmaci tanti e tali che non mi consentivano di smaltirli tutti, no? Non mi consentivano di concentrarmi, non riuscivo a concentrarmi, uguale, stavo in pista seduto in moto, ma magari pensavo di stare ancora al bar addirittura con gli amici, insomma non riuscivo a concentrarmi se non in condizioni di estremo pericolo. Penso. Esempio, Hockenheim, 1977, credo fosse, sì, dopo poche gare, due o tre gare, credo, dall'inizio della stagione, ma io poi non partecipavo a tutte le gare, insomma, ne facevo alcune, altre no, perché non stavo bene fisicamente, insomma, sì. Decidemmo di andare a Hockenheim, gara di campionato del mondo. Hockenheim, una pista molto veloce, e pioveva, la piove sempre, nella foresta nera, tu sei stato a Hockenheim? Sì, sì, come no, corso bene. Nel vecchio, nel nuovo, era il vecchio Hockenheim, quello corso appunto, con la Formula 3000, nel vecchio 300 passa all'ora. Quello che faceva la differenza, come dicevo. No? Non mi qualificai, fuori. Ebbene, mi qualifico, faccio la gara, che neanche poi mi dispiaceva, mi era dispiaciuto di non fare la gara, perché ripeto, non è che ne avevo poi tanta voglia, no? Così, non ero qualificato, no? Ma giorno della gara, acqua, temporale, nubi fragili, ma di tutto e di più, no? Mamma mia, dico, siamo qua. Cosa succede? Io ero il primo dei non qualificati del giorno prima,
ero tranquillo, dico anche, hanno fatto il ripescaggio. Certo. E perché uno o due non si erano presentati alla partenza, hanno avuto dei problemi, non so di che genere. Allora, ripescato, dovevo partire. Dovevo partire per forza, perché era difficile entrare, diciamo, nelle iscrizioni del mondiale, perché allora decideva, sì, questo lo prendiamo, quello non lo prendiamo, allora sei lì, sei non qualificato, ti ripescano, non parti, la prossima volta dico, vabbè, te statene a casa. Così funzionava. Vabbè, mi dicono in scuderia, guarda, fai due giri, tanto piove, non stare a rischiare, perché niente in scuderia mai mi avevano chiesto, se non di andare piano. Andare piano è... metafora, vai piano, sì, vabbè, facciamo le gare, andiamo piano. E diciamo, e parti, fai due o tre giri, quelli che ti senti, poi ti fermi, nessun problema, no? Problema meccanico, rompi l'accensione, quello che vuoi, tanto possiamo dire quel che ci pare. E invece, partito dall'ultima fila, ripeto, con un'acqua da disgraziati, chissà come, mi è partito l'embolo, capito? Allora, partito l'embolo, dico, vabbè, faccio un giro, ma ogni giro ne superavo 2, 3, 1, 2, 3, uguale, due giri dalla fine ero secondo o terzo, ero sul podio, probabilmente terzo, o forse addirittura secondo, non ricordo, ma a due terzi della gara la pista, cioè aveva smesso di piovere, quindi la pista aveva cominciato ad asciugare. Allora non esistevano, sì esistevano le gomme d'acqua, ma era praticamente, erano uguali, ecco, come acqua, solamente erano più scolpite, ma la mescola era quella, perché c'era una mescola, almeno per i piloti non ufficiali, fai conto. Ti dico, partito l'embolo, mi sono trovato a due giri dalla fine, a podio, sul podio, ma con la pista che era semi asciutta. E ricordo che finì quarto. Nel quarto e mi superarono due piloti, non ricordo chi, con due moto ufficiali, una Kawasaki ufficiale e un'altra, una Yamaha, forse una Yamaha Son Auto, una Kawasaki, non so, forse Corbaliton o qualcuno del genere. Qualche... Finì quarto, attaccato a loro, la mia posizione, se la pista fosse rimasta bagnata, no? Quindi sarei andato sicuramente a podio, perché guadagnavo. Perché mi era partito l'embolo, ripeto, forse anche perché avevo un solo freno anteriore, non potevo frenare col posteriore, perché avevo la gabbetta, il piedino morto. Certo. A quel punto lì, chissà, successe un qualcosa di strano nella mente, no? Dico, vabbè, sono ancora capace, potevo andare a podio, se mi concentrassi potrei proseguire, potrei fare anche, diciamo, quello che avevo iniziato, no? Portare a termine, magari vincere un campionato, chissà. Ma siccome, ti dico, inizio le cose non le porto a termine, no? C'era stata quella parentesi di 2 anni, che avevo perso 2 anni di vita, certo, importantissima, certo, quindi importantissimo. Ho dovuto ritardare tutti i programmi, non sono andato, certo, a dare a me i militari, non sono riuscito a fare le cose. E allora niente, decisi di Ricordiamo, Vinicio, nella tua gioventù, tra l'altro, prima già di quella parentesi, tu stavi studiando per dare il brevetto pilota di aereo, ti stavi costruendo anche una carriera, oltretutto, quindi poliedrico e dire poco, 2 ruote, 4 ruote, gli aerei, hai fatto tutto nella tua vita, sì, ma sì, già all'epoca giovanissimo avevi già conseguito il brevetto, allora, c'è anche questo. A 16 anni è l'età minima allora. Per iniziare i corsi di pilotaggio con l'aereo, 18 anni la patente, 16 anni si poteva andare con l'aereo. Vabbè. Infatti a 16 anni iniziai l'aeroclub di Ferrara, no? Feci il mio primo volo a 16 anni e forse un giorno, fai conto, no? La prima volta. Ricordo l'istruttore, si chiamava Piras, era un sardo, ex militare, forse aveva una gamba un po' corta, magari penso si è preso una cannonata o qualcosa, insomma, perché aveva fatto la guerra, il conflitto, quindi... ed era un sopravvissuto, no? Che faceva l'istruttore per passione, un burbero, e ricordo come fosse adesso l'incontro con il comandante. Era 16 anni, era un bambino, questo qua burbero, tanto aveva anche un po' di timore, no? Perché non parlava, poi andiamo, quell'aeroplano, sali, siedi,
chiudi la porta, tira questo, metti la sicura, metti la cinta di sicurezza, poi due parole, spingi questo bottone, questa è l'accensione, questi sono i magneti, questi sono i flap, vabbè, non ho capito niente. Dai, pro, metti in moto, te non toccare niente, va bene. Però tieni i piedi sui pedali così capisci, forse, ha detto, così capisci, forse, non toccare il resto, tieni i piedi sopra. E lo sai che era di cattivo umore quel giorno, ma chissà, ma in realtà era il suo carattere. Facciamo su, appena stacca le ruote, va avanti su 100 metri, no? A un certo punto, ricordo che mi ha detto, ricorda solo di non far suonare il cicalino, altrimenti cadiamo come una pietra. Fischia, è un matto. Cioè, un matto questo qua. Andiamo su un po', no? Siamo anche più di 100 metri, forse a 1000 piedi, 300 metri, no? Che era la quota minima, diciamo, sì. Dove si facevano. Insomma, cercava di capire quello che. E a un certo punto, mani concerte, e cioè tuo. Ma ho capito subito come funzionava, no? Stabilizzato, detto. Facciamo un giro, una mezz'oretta così, cioè, torniamo al campo. Vedi, quella è la ciminiera della Mount Edison, qui devi avere tanti, tanti piedi, capannone della Ford di Bologna, sì. Perché giravamo, andavamo per 09 la pista, l'indicazione era 09 sulla bussola. Dice, lì devi stare, non so, a 300 piedi, metti le ruote in pista. E tu fai tutto te, ma non fa suonare il cicalino, vabbè. Allora ho toccato le ruote, appena tocco le ruote in pista, sembrava una cosa fatta con il compasso, cosa meravigliosa, come facevo le ruote in pista, allora questo qua, mi ridà motore, dice, ritorna su, rifarlo, e abbiamo rifatto uguale, stessa cosa. Non ha parlato, torniamo giù, dice, no, ho piazzato, dice, se andiamo a prendere un caffè, che ti devo parlare, vabbè. Cosa vuoi, avrò fatto qualche stupidaggine, no, questo qua avrò fatto delle stupidaggini, no. E allora mi dice questo qua, dice, guarda, io non sono abituato ad essere preso in giro, perché a me non mi racconti che è la prima volta che stai sull'aeroplano. Quante ore hai fatto? Ma chi ti ha insegnato? Mi ha insegnato il comandante, dico, io ti garantisco, è la prima volta che lo vedo l'aeroplano, dico, la prima volta in assoluto. Ma ora tutto cambia. Va bene, prende un altro aeroplano, io ho il 100. Prendi 150, prendi Cessnino, che era un po' più performante, e dice, vabbè, mezz'ora, dice, vabbè, faccio una cosa, ripartiamo. E siamo andati... Promosso di categoria subito. Fai tutto. E mi ha insegnato tutto quello raccomandandosi che non si poteva fare. Subito. Detto, sì. Subito. Subito. Ha detto, adesso ti insegno le cose perché te mi piace. Te mi piace, cioè, ti insegno quello che non devi fare, eh? Almeno che non si sappia, e che te l'ho insegnato io. Va bene, bella responsabilità. Comunque mi ha insegnato a fare gli stalli, vabbè, quelli sono standard, bisogna sapere come fare gli stalli. E poi c'era scritto sull'aeroplano, sono severamente proibite le seguenti manovre, quelle che lui mi aveva insegnato, no? Che facevamo. Tanto che ripeto, non ero abituato alla forza gravitazionale, diciamo così, e ricordo che feci poi l'inventario al ritorno di quello che avevo mangiato un mese prima, capito? Sono stato male, poi ho dormito, penso, 4-5 giorni seduto, perché avevo perso l'equilibrio, no? Quindi, sai, tirare tanto, mezzo svergolato l'aeroplano. Dopo avevo imparato, andavo da solo a fare le stupidaggini, andavo e non mi conosceva nessuno, cioè non mi vedeva nessuno. Capito? Non mi vedeva. Finché un bel giorno qualcuno, non so, si è preoccupato, mi hanno messo in bacheca, 6 mesi sospeso in tutti gli aeroclub d'Italia, mi potevo neanche avvicinare all'aeroporto e mi prendeva le bastonate. Oggigiorno ci sono quelle gare che fa la Red Bull con gli aerei, potevi anche cimentarti. È andata bene così. No, poi dopo sì, avevo fatto gli elicotteri, ma negli Stati Uniti. Sì, cielo, terra, mare anche, perché ho fatto anche delle gare con l'option. Sei veramente poliedrico al massimo. Per questo che non ho fatto niente di buono. No, hai fatto veramente tanto. E mi sono divertito.
ti sei divertito, non ti sei fatto mancare niente, forse la Formula 1 ti è mancata tra tutte le macchine, aerei, moto che hai guidato. È mancata perché non avevo gli appoggi politici e economici. Soprattutto non ero capace allora non ero ruffiano, ecco, nel senso che chi mi ama mi vuole, cioè se chi è capace di, cioè crede in me, che se mi aiuta, ben venga, potremmo fare delle cose buone. La Formula 1, ma sarebbe stata, sì, guarda, una sera ero con un pilota importante che ha fatto in Formula 1, ha fatto buone cose, con il suo manager, e un'altra persona, poi era la mamma di mio figlio. Eravamo in macchina con loro, andammo a cena a Imola e mi disse: guarda Vinicio, noi faremo dalla gara in avanti il debutto, no? E termineremo le 8 gare che restano perché abbiamo i soldi per pagare quello che costa. Io avevo un budget che era limitato, io un budget per fare solo 4 gare. Allora c'era un team, tanti davano le macchine a cascia. Io avevo un aiuto importante, ma non sufficiente. Io mi potevo pagare 4 gare, quantomeno per dire: signori, ci sono anch'io. Se qualcuno, certo, come dicevo, crede in me, magari datemi una possibilità, perché a quel punto avevo finito anche l'aria per sfidare. Avrei finito, soldi non miei naturalmente, ma di uno sponsor che è generoso per quel che poteva lui, no? E così andò a monte in Formula 1. C'era un team forte, Guido Forti, no? Una persona che ho stimato molto, purtroppo è mancata. Tanta passione, allora pochi denari, io avevo iniziato, devo fare un passo indietro, scusa. Dopo Hockenheim, l'episodio aerei risale a 4 anni prima, avevo 16 anni, allora siamo già nel 20° anno. Poi ci dovremmo fermare perché faremo tardi questa notte. Facevo una gara, dopo l'embolo, diciamo, di Hockenheim, decisi che era arrivato il momento, diciamo, di cambiare passo, no? Le motociclette mi interessavano, ma non mi interessavano più, e quindi mi comprai una Formula 3 e iniziai da privato con la Formula 3. Feci una stagione con due cari amici che mi hanno aiutato fin da subito, ancora due, erano... Quindi la macchina te la sei comprata te personalmente all'epoca? Sì, sì, andai da Trivellato, mi comprai una Ralt, una Rain, no, era una Chevron. Una Chevron. Ero bravino, debuttai a Imola con 11° tempo nel campionato d'Europa, ma ruppi il cambio subito perché non avevo mai usato la macchina. Io, sai, quei cambi erano quelli non come oggi, no? Sono i sequenziali che sono capaci tutti, no? Allora si rompevano all'inizio, le prime volte. Trivellato aveva un occhio di riguardo, era mio Siegfried Storr. Lui era in lista per il campionato e io invece dovevo, come dire, devo imparare. Quindi alternavo, facevo una gara in moto e una gara in macchina, una gara in moto e una gara in macchina, fino alla fine della stagione. E a fine della stagione decisi di andare con le macchine perché non potevo, non ero né carne né pesce né da una parte neanche dall'altra. No? Quindi, due soldi erano arrivati, poi Guido Forti che mi diede la macchina, mi dice: guarda, guida per me. La macchina era una Martini di Toyota, poi, ripeto, pochi soldi, dei risultati sì, ma anche dal debutto mio c'erano fin dall'inizio, no? Però a metà gara o rompevamo semiasse o una cosa, non avevamo gomme, non avevamo niente, non avevamo neanche gli occhi per piangere, figurati quel che potevamo fare, no? Ci vergognavamo, andavamo qui, eravamo con il carrello, una macchina, un gancio di traino, insomma, cosa un po'. Allora si faceva così, non ero l'unico, ce n'erano tanti, mentre c'erano i fenomeni del Formula 3, allora quelli paraculati che avevano quello che serviva, il di più, no? E quello faceva la differenza, almeno da metà gara in avanti.
Ecco, esempio, capitolo forte, Guido, che ci siamo arrabattati, io inventavo quel che ero capace di inventare, lui pure, per tenere in vita la squadra, il team. Guido credeva tanto in me, io davo molta fiducia a Guido, e anche i suoi collaboratori, fai conto. Ad un certo punto non avevamo più soldi, non potevamo pagarci le revisioni al Toyota, e allora intervenne Repetto con un motore Fiat. Motore Fiat fatto da lui, era un 100 pezzi, la testa era della Seat, della Fiat Seat spagnola, perché aveva un materiale migliore, per esempio. Il motore era discreto, non andava male, ci mancavano i soldi per sviluppare quel motore. Ecco, con quel motore andammo a Monte Carlo e intervenne Cesare Fiori, no, per l'iscrizione. Altro amico di Bar Motorsport. Ecco, intervenne lui, l'iscrizione la fece lui, insomma, fece in modo che noi fossimo accettati. E niente, ricordo con un telaio vecchio di un anno, credo, due anni, insomma, una Tico Martini MK, non ricordo, motore Fiat, motore discreto, ecco, voglio dire. Poi mancavano soldi per svilupparlo, ma gomme standard, non certo avevamo noi le gomme, le Michelin da tempo, da qualifica, perché allora le Martini, con il team Martini, con gli ultimi telai ovviamente, no? Senza sponsor, erano, che so, la Health, cose del genere, no? E avevano le gomme da qualifica, quindi un vantaggio enorme, fai conto, ma alla chicane del porto, che portava dopo il tunnel, no? Che andava nel porto, nelle piscine, fai conto, ecco. Lì c'era una cellula fotoelettrica. Ho dimenticato di mandarti, perché ho i risultati. C'era una cellula fotoelettrica che misurava la velocità, ingresso e uscita. Allora, Formula 3, primo io, secondo 15 km in quei 200 metri, a pari merito con Nelson Piquet, Formula 1, per dirti. Adesso no, mi dispiace, ho dimenticato di mandarteli. Un'altra, no? Avremo occasione. E quindi quella era discesa, hai capito? E in discesa non c'era problema, perché come mi dava fastidio chiudere il gas e frenare con la motocicletta, altrettanto con le macchine, quindi la facevo, non so come ero capace di farla, però no, comunque non mi qualificai, perché facevamo solo un turno di prove, quindi pochissimi giri, e niente, mi sfogai sulla chicane. in salita ricordo che detonava il motore, perché non avevamo avuto tempo per metterlo a punto, certo. E quindi niente, finì lì, non dico l'avventura, perché ancora sperando di guidare magari nel gruppo Fiat, che so, la Lancia, il Mondiale Marche, cose del genere, cioè stetti lì un po' sperando di, ogni tanto sì. Telefonavo a Torino, disturbavo sì. Appunto il dottor Fiori, dice, ma sì. Non so cosa, come va, ogni gara, no? Facevo, lo aggiornavo, lui dice, ma ragazzi, siete bravi ragazzi, avete passione, insomma, piacere, non vi posso aiutare, perché ovviamente non era nei programmi, no? Però sì. Sono molto educato. Diciamo. Ecco, Vinicio, tra l'altro, ricordo questa sera per la prima volta siamo ospiti della concessionaria Motorworks di San Marino, come vedete alle nostre spalle c'è una vettura e poi avremo modo di introdurvi meglio anche questa collaborazione, ma ci chiamiamo Bar Motorsport, allora improvvisando ti voglio chiedere se hai piacere di un bicchiere d'acqua o un caffè, ci facciamo anche eventualmente fare un caffè piuttosto che un bicchiere d'acqua. Abbiamo qui l'amico Piero, responsabile della concessionaria, che nel caso lo disturbiamo. Ma io mi sto saziando di ricordi. Un contributo. Mi sto saziando di ricordi e di corse.
di niente. Ma a questo punto, Vinicio, diciamo, come sei arrivato approdato in America? Tra l'altro ricordo agli amici che ci seguono da casa che sto conservando tutte le vostre domande, poi a fine della puntata le sottoporremo all'attenzione di Vinicio Salmi, che è qui con noi per la prima volta in presenza in via eccezionale. Vuoi un caffè, Vinicio? Ma chiedimelo, siamo in diretta, ci facciamo fare un caffè, ce lo facciamo portare, così per la prima volta vediamo anche di fare bar motorsport nel vero senso della parola, quindi ci facciamo fare un caffè. Tu parla con me che chiediamo a Piero, tra l'altro con la t-shirt ufficiale di bar motorsport, verrà Piero a farci questo, peraltro padrone di casa che abbiamo coinvolto in questo siparietto, ma diciamo nel mentre raccontaci come con l'occasione chiederei anch'io un caffè, approfitto, disturbo Piero e così facciamo veramente bar motorsport, no? Ma come sei approdato nel mondo delle quattro ruote agli Stati Uniti, la Formula Kart, prima l'Indy Light, ma insomma, come ci dicevi all'inizio di questa puntata, ti sei poi trovato con i giganti, Mario Andretti, Fittipaldi, ma come sei arrivato in America? Come è nata? Perché una volta non c'era internet, non c'erano forse i grandi manager, cioè come hai fatto? C'era Autosprint che portavo nella cartella quando andavo alle scuole elementari e quindi, come ti dicevo prima, vedevo allora le gare in America, il colore, la bandiera, appunto Mario Andretti, Fittipaldi, insomma, seguivo anche Formula 1, ma in particolare l'America mi affascinava perché dava un senso di libertà, non so, sai, il fascio di ciò che non conosciamo, la curiosità, no? La voglia di, anche il fatto che non avevo radici, no? Quindi dicevo a me stesso, beh, farò tutto quello che sta nei miei sogni e andrò anche in America, no? Stetti 12 anni, poi fu un breve periodo, anzi, fu difficile tornare a casa, per la verità, anche se non ho mai lasciato il paese, perché comunque facevo il pendolare, ecco, venivo a casa, stavo mesi di là, mesi di qua, insomma, poi un momento che... questo, la molla... fu quasi la disperazione, no? di non avere altri sbocchi in Italia, quindi finita Formula 1 non ebbi la possibilità di provarci, e, finite le gare, diciamo, forse più alla portata mia per quei pochi ma importanti contatti che ero riuscito a mantenere, che ho avuto riuscito a mantenere, andarono altri piloti, certo bravi per carità, che avevano, come dire, gli appoggi politici, economici, eccetera, eccetera. Io non avevo nessuno che mi aiutava, non ho mai avuto un manager, neanche quando negli Stati Uniti. E niente, un bel giorno capii che non c'era, stavo perdendo tempo. E quindi... partita migrai, no? come facevano proprio i nostri migranti con la valigia, guerra, esatto, con la valigia, con valigia di cartone senza i ciccioli, però tu non no, con no. I ciccioli, con la fressata di ciccioli, no, anche lì a tavola non mi sono mai fatto mancare niente a tavola, insomma, ho detto sempre bene. No, avevo conosciuto, allora avevo avuto un contatto prima, un carissimo amico Cesare. Grazie Piero, puoi farti vedere, tanto qui non siamo in televisione. Ringraziamo Piero, tra l'altro ti saluto in diretta il nostro grafico Kevin Rossi, gentilissimo Piero, ci ha portato il caffè, così ci beviamo un caffettino alla salute. Dicevo, no, avevo nel tempo comunque, perché l'America era la chimera, no, che mi accompagnava. Sì, io in Europa volevo andare a Formula 1 e comunque in parallelo sognavo gli Stati Uniti, no? Sognavo gli Stati Uniti, mi piacevano le gare, mi piaceva l'Indianapolis, mi piaceva l'America in sé, no? Con la coreografia, con tutto quanto, non c'era qui in Europa. Col Formula 3, siccome ero bravino,
ero bravino. L'anno migliore, con una, lasciato il motore Fiat, ecco, ricordo, sono passati tanti anni, lasciato il motore Fiat, adottammo un motore Toyota e cambiamo squadra. Guido seguiva un altro pilota e io con un altro motore, perché Fiat ce n'era uno solo in giro, no? Che poi era stato abbandonato quell'anno lì, insomma, mettiamo il Toyota, e fu la stagione migliore con il team Crugnola, Mario Crugnola, ho corso con lui proprio in America, la 24 ore di Daytona, Mario nel Lone. 2008. Mario Lone, grande tecnico, praticamente Guido aveva subappaltato, come si dice, non mi viene, certo, perché devo bere. Bevi il caffettino intanto che io faccio vedere un po' di tue foto proprio dell'esperienza in America. Molti nostri amici apprezzano molto anche queste foto, che sono quelle del vero motorsport, del maschio alfa. Queste per gli appassionati di motori sono le Hawaiian Tropic Girl, diciamo, che in America erano molto rinomate. E qui abbiamo un po' una carrellata veramente di quello che è la tua esperienza nell'abitacolo, all'epoca già con delle protezioni laterali per la testa abbastanza importante, come roll bar della Formula Kart, macchine belle, molto, era un motorsport diverso da quello attuale, ma tu ce lo puoi raccontare perché l'hai vissuto e sei stato in pista in Formula Kart, come dicevi, con gente come Mario Andretti. Dicevo, subappaltato il team con i relativi sponsor, è stato gestito allora da Mario Crugnola, gran tecnico, bravo. E niente, allora qualche risultato l'avevamo annusato, fai conto, malgrado comunque fossimo sempre in difficoltà, perché soldi anche lì non ce n'erano, avevamo un buon materiale, una buonissima gestione. Nell'europeo ricordo la Chartres, ci qualificammo in prima fila e poi ebbi un problema al primo giro, si ruppe qualcosa in campo, quindi mi ritirai. Varie altre gare durante la stagione a livello europeo, per esempio, che so, a Misano, vinsi la batteria della lotteria, tra l'altro. Io feci una pole position a Monza, lotteria, vedi? Formula 3. Esatto, il 3. Con Tony Canani in pista, ma... La batteria dei buoni, tra l'altro. Quella dei buoni. Infatti i tempi della mia batteria, poi, sarebbero stati quelli che mi avrebbero consentito anche di vincere la lotteria, perché in quell'occasione lì, malgrado la macchina non fosse adatta, troppo adatta a Monza, diciamo, sì, e quindi la macchina da misto, non da veloce, velocissimo, comunque eravamo con i tempi ai livelli dei migliori, tanto è vero che vinse la batteria dei migliori, con tutte le macchine ufficiali dietro, quindi c'erano le Toyota ufficiali, le Martini ufficiali, c'erano le Marche ufficiali, cioè con i motori, non è che era gente che scherzava, quella... Quindi Buzzi non li offerte, eccetera, tutti dietro. Uh-huh. E poi niente, non mi ricordo in gara. Bucaio primo giro, lascia stare. No, nel giro di ricognizione. O nel giro di ricognizione o primo giro, Bucaio. Ma... Che non si è mai vista una bucatura, una foratura. Ecco Vinicio, ma torniamo all'emozione di esserti trovato in America in mezzo a gente come Mario Andretti, in pista con loro, avrai avuto modo di parlare. Insomma, queste sono emozioni fortissime. Non lo so, forse i piloti forse sono privi di emozioni. Io ricordo solo che dopo erano passati già 6 o 7 anni, diciamo, dai magoni che avevo ingoiato per non essere andato a Formula 1, e con quello che poi dopo ne è conseguito, no? Perché ormai mi ero anche precluso la possibilità di fare il mestiere che avrei dovuto fare, cioè pilota d'aeroplano. Lo fa mio figlio in questo caso, quindi ecco, sono figlio d'arte in questo caso. Anche lui è nato, imparato. Mm-hmm. Non lo sapevo. Cosa, io lo so, ma raccontiamolo agli amici a casa, cosa in questo momento cosa sta pilotando, dove è impegnato tuo figlio? Pilota Airbus.
parliamo di un aereo piccolino, Airbus. Ho cominciato fin da giovane, da 8-10 anni credo, bambino lo sedevo sulle mie ginocchia e gli davo la cloche, lui sapeva. Sì. Sapeva, avevo capito allora che quello sarebbe stato il mestiere sul futuro. Ne ho un altro per non togliere niente, è quello che fare ingegnere. Quindi, vedi? Un po' più giovane. Ingegnere meccanico, sempre. Specializzato in robotica industriale. Caspita. E progetta le catene di assemblaggio di quelle robe, insomma, i robot che fanno quelle robe. Ma Vinicio, vorrei tornare all'America, diciamo, e com'era l'ambiente delle corse americane poi dell'epoca? Perché già quegli anni erano più friendly, se possiamo usare un termine, no, inglese, americano. Com'era il mondo delle corse in America rispetto all'Europa di oggi? Poi immagino che siamo distanti anni luce, ma raccontaci un po' com'era l'America. Ma era molto familiare, tutti molto collaboranti, i piloti stessi disposti sempre ad aiutare chi aveva bisogno, fai conto, quindi chi era al debutto, come nel caso mio. Ricordo che io feci il rookie, non ricordo in quale pista, nei dintorni di Indianapolis, non ricordo quale fosse la pista. E è venuta una commissione, ne parlavo con Giacomelli e con Bruno l'anno scorso, mi pare. Furono tre piloti di kart, no? Con esperienza. Quindi al mattino davano 2 giorni di tempo e 3 possibilità, non mi ricordo, in piste diverse, nel caso non fosse andato a buon fine il primo tentativo. A me andò bene perché mi bastarono 2 ore giusto per capire, no, per le cose. Ma ricordo che appena alla prima accelerazione vera, perché prima mi avevano tarato il motore per prendere confidenza, non so, 6-700, e poi dopo è andato tutta potenza, era 900. Quindi, 900 cavalli? Eh sì, fischia. Tanta 900, roba, 920. Tanta roba. C'è un filmato che sta nel mio... Ce l'abbiamo. Adesso vi mostriamo anche in esclusiva di Bar Motorsport questo filmato, per quanto sia amatoriale, ma che ci fa capire un pochino quello che è stata la tua esperienza in America. Vado subito col filmato. Ok, adesso va l'audio. Vuoi parlare? Niente, io come sono quello. Ho superato quel pilota, ma non ricordo un'idea di chi fosse. I motori avevano un sound che adesso la Formula 1 se lo sogna. Sì. Underbreaking. Quello è stato il mio debutto a Portland. Avevo il telaio vecchio di 2 anni, motore Coswell, un cliente. Appunto, sì, la potenza era quella, fai conto. 900 cavalli, tanta roba, con delle macchine senza l'elettronica che c'è adesso, prive di elettronica, prive di cambio al volante, prive certo, di ogni cosa. Non c'era servostesso, non c'era niente. Fisica, molto fisica. E poi una macchina a effetto suolo, quindi non aveva le bandelle, perché ovviamente erano proibite, ma non ha il fondo piatto, come poi dopo è stato Formula 1, no? Per ridurre l'effetto... l'effetto suolo, ma bensì è tutto un Venturi, quindi genera deportanza. Perciò deportanza vuol dire la macchina è stata causa più gli alettoni. Ma fai conto, se ricordo bene, credo poi la macchina è grande, la sezione delle ruote mica una roba, cambio. Ti ho mandato una sola foto dell'abitacolo, che era il mio ufficio, non so se te l'ho dell'abitacolo mandato. Non ce l'ho, sinceramente mi dispiace moltissimo, ho fatto male a non mandartela, non la vedo tra nel nostro, diciamo, qui abbiamo comunque un bellissimo album, se così lo possiamo chiamare, di tuoi ricordi, ma qui sei nell'abitacolo di una Ferrari, tra l'altro Ferrari Challenge, lo riconosco
ne parleremo anche di questo un attimo brevemente, ma e diciamo così, Vinicio, qui un pit stop bellissimo, ma diciamo, ecco, in America, per esempio, una domanda che mi viene in mente, per quanto banale, la velocità di punta che hai fatto più alta in America sull'ovale, a che velocità ma si viaggiava, penso, all'epoca? Adesso io non so, in Indianapolis 500 non ho guidato l'Indy 500 perché una gara che costava troppo per noi. Le qualifiche iniziavano allora come oggi, no, con un mese di anticipo, quindi si qualificano, bruciare motori. Noi non avevamo tanti soldi, con la verità, mentre le squadre migliori, le altre squadre, cioè, non tutti per verità. Sto conservando, tra l'altro, scusami Vinicio, i messaggi e le domande degli amici da casa che ci stanno scrivendo in tantissimi. Di che budget si parlava all'epoca? Bassissimo sicuramente rispetto ai numeri che girano oggi, ma ci chiedono che budget ci voleva per fare una stagione in Formula Kart. Budget dei poveri? 4 milioni, penso. 4 milioni di dollari. Oscillava 1.600, 1.6, 1.8, sì. No? Oggi fai una stagione di Formula 2. Oggi. Sì, ma la macchina, i motori avevano come... Se trovi il filmato, te lo dice? C'è un altro filmato, lo faccio vedere subito. Lo andiamo quello subito a mostrare. Quello del motore a banco. Guarda, non credo, è questo. È entrato. And Vinicio Salmi makes his way fairly slowly into the pit lane. They're going to have a look at what's wrong with him. This is a Euro Motorsports car run by Antonio Ferrari. No relationship Antonio to the Ferrari. Great Ferrari family that builds the cars in Italy. But Salmi doesn't look as if he's going to have too much luck for the rest of the afternoon. And if shut the car down, and he's going to be climbing out shortly. They found something more than routine as they reach down and get the car out of here. And Vinicio climbs out of the cockpit as he... Grande emozione, ma soprattutto grande emozione sentire anche il rombo di quelle monoposto. Oggi veramente è un qualcosa di che non c'è più, veramente. Ecco, ci chiede Alessandro Mosca, avevate la radio all'epoca per comunicare col muretto? C'erano, funzionavano? Sì, avevamo la radio. La radio. Pensa che la gara migliore... a Portland era un circuito che mi faceva impazzire, piaceva da morire, veloce, velocissimo, una pista di quelle, nel Wisconsin. Allora ero avanti, avevo fatto una buonissima gara da più o meno, non dico le retrovie, ma da due terzi di qualifica, no? Avevo un motore appena revisionato, quindi potevo dare tutto quello che non avevo mai dato prima, perché il motore ce lo dovevamo risparmiare, perché non avevamo i soldi per fare le revisioni. Come dice nel filmato, se lo trovi, il filmato dirà, ti fa vedere il motore al banco, dice, ecco, questo oggetto qui genera oltre 900 cavalli per 2 ore e mezza, dopodiché si autodistrugge. Ed era vero, quindi abbiamo 2 ore e mezza / 3. Di vita, ecco, diciamo, quel motore lì. Comunque, quella gara ero veloce, andavo molto bene, la pista, la messa a punto, il motore soprattutto, e la serenità di poter arrivare alla fine senza risparmiare il motore. Perché tante volte ci siamo fermati perché andavamo nelle vicino alle 2 ore e mezza / 3, e quindi il rischio era l'esplosione del motore, perché veniva fuori una biella, insomma, si buttava via il motore, costava $250,000 per il motore, $240,000, un caos per cliente. Certo. Quindi, ma comprare il motore non era niente, era mantenerlo, che quando prime 10 ore, poi dopo sostituiti, che so, l'albero motore, le bielle avevano un tempo, andava tutto a tempo, come gli aerei, andava a tempo, dopodiché, ed era quindi continuamente rigenerato. Si passava da un costo, non so, base di 25-30 mila giusto per annusarlo quando era nuovo, prima gara, a 75 mila andando avanti. Quindi, sai, e dicevo, niente, ero in buonissima posizione, avevo due piloti davanti,
sesta, quinta, sesta posizione, e mezza gara bagnata e mezza ad asciutto. E, a un certo punto, vista la posizione, è uscita la pace car, allora si è ricompattato e, come si sa dal regolamento negli Stati Uniti, bisogna mantenere la posizione a quel momento, nel momento che danno la bandiera che esce la pace car. Non si può ovviamente superare, ma il gruppo si ricompatta. Vuol dire che i distacchi, vantaggi e svantaggi, si azzerano. Quindi sotto il serpentone, poi ripartenza, lanciata in America. Poi la Indy si partiva già, faceva la partenza lanciata. Già allora, ancora oggi credo. Insomma, mi chiamano con la radio, mi chiamano, mi dicono guarda, mancano 4 giri alla fine. Ha detto siamo avanti, vieni dentro che diamo un po' di pressione, cambiamo, mettiamo le gomme, che insomma un paio di posizioni riusciamo a porre. Mi hanno detto così quando ero dall'altra parte della pista, cioè la pesca fuori, cioè, vieni dentro che diamo un po' di spinta tuo compressore e gomme nuove, quindi te la giochi, va bene. Entro, ovviamente non mi ricordo, forse ero sesto, settimo. Bellissima posizione. Questa volta ce la facciamo davanti a dei nomi importanti, sicuramente, perché sì, sesto settimo avrei avuto dietro dei nomi pesanti. Non li ricordo, dovrei rivedere, perché comunque ci sono i filmati, certo, li cercheremo di trovarli per un'altra volta. E niente, entro, ovviamente stando seduto in macchina in basso, no? Il muro dei box, no? Mi impediva di vedere la pace car. E ti dice il fatto che ero avanti, e avanti cosa è successo? Che all'interno del muretto, per arrivare alla mia postazione, diciamo, di team, sì, di team, superai la pace car. Ho capito. Ma dall'interno. Ma perché? Certo, perché non la certo vedevo, hai dalla capito? Dalla corsia interna. Dalla corsia dei box, praticamente, da sotto il muretto. Cioè, cambiarono le gomme, ripartirete, ma il giro dopo mi dietro il classico drive through. Certo. E quindi rientrai, ripassai lento e poi dopo arrivai dodicesimo, non mi ricordo, certo, no? Ma quella era l'occasione, era l'occasione della vita, magari l'occasione della vita. Mm-hmm. E finita l'occasione della vita, esatto, finiti i soldi, sono tornato a casa, perché ormai avevamo le pezze nel sedere, gli ultimi. Ecco, Vinicio, degli amici, poi ricordo, sto conservando tutte le vostre domande, però in due, Carlo e Alessio ci chiedono com'è stato il primo approccio su un circuito ovale e quanta differenza c'è tra di girare da un circuito dei nostri permanenti, tradizionali, a un circuito ovale. Una doppia domanda relativa agli ovali. Allora, gli assetti erano asimmetrici, vuol dire che si partiva, certo, la macchina era regolata in modo strano per diciamo, il volante era storto, esatto, c'era una sospensione che era più rigida dell'altra, quindi tutta strana. Poi, penso attorno alle 100 miglia, circa 100-160 km orari, cominciava a lavorare l'aerodinamica e quindi si abbassava la macchina di l'escursione massima, se ricordo, credo fosse di un inch, cioè di 2,5 cm, sì, con delle molle da 7.000 libre. Due dietro, 7.000 davanti, non ricordo quanto. Questo può dà un'idea, diciamo, di quanta fosse la forza, diciamo, di come si chiama, di effetto suolo. La spinta, certo, il carico. Esatto, il carico aerodinamico che gravava sulle quattro sospensioni, penso fossero 700-800 kg per sospensione, una roba esagerata, come sicuramente hanno oggi Formula 1, forse anche avranno di più con i passi che sono stati fatti. Beh, dicevo, dopo attorno a un centinaio di miglia si raddrizzava lo sterzo, quindi dopo diventava una macchina a guida normale. L'ovale è tanto facile quanto pericoloso. Pericoloso perché fai una curva, come va bene, sei impegnato, il casco lo legavamo ovviamente perché la forza centrifuga ci impediva di tenere il collo, non ce la facevamo a tenere il collo fermo. Adesso si appoggiano sulle protezioni laterali, ma all'epoca non avevate neanche le protezioni laterali. No, c'era poca protezione, quindi la testa se ne andava, anche in accelerazione, fai conto,
senza che ce ne rendessimo conto, ma anche lì avevamo sempre un inch e 2,5 cm di distanza dalla parte posteriore del casco e un cuscinetto, diciamo, di contenimento. Poi sotto c'era il rollbar. Dicevo, niente, come potrei dire? Ecco, te lo rappresento come l'ovale. Prendi la fibra di un gomitolo di lana, un filo di gomitolo di lana, un filo di lana, gli leghi un sasso e cominci a farlo roteare, sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce. Quando resta l'ultima fibra, ecco, del filo, e sei lanciato a tutta forza, a tutto gas, ecco, quello è il punto di non ritorno. Il punto di non ritorno è variabile, perché mentre è variabile, perché può essere, diciamo, puoi andare oltre, no? Con una scia sporca, se hai una macchina davanti, che sono davanti 50-100 metri, rompe, diciamo, l'aerodinamica, ecco, cioè ti compromette l'effetto suolo, le forze che comprimono, spingono la macchina a terra, vai in sottosterzo o in sovrasterzo e vai a muro. Matematica, non c'è niente da fare, la macchina non si controlla, perché la velocità è troppo alta, non si controlla più, quindi non esiste che puoi fare una sbandata, si sbanda poco perché la macchina effetto solo è su un binario, quindi anche nelle piste normali non si è mai visto una Indy di traverso, o ti giri o si gira, oppure stai in careggiata, non si scappa perché c'è troppa aderenza, e a quel punto lì non c'è niente da fare, si va fuori l'ovale, si va praticamente sempre a tutto gas. La macchina viene regolata in modo sottosterzante, quindi anteriore funziona bene solo in rettilineo e in ingresso di curva, no? Non è vero che si frena con un piede, con quell'altro, non esiste, è impossibile. Perché? Perché c'è il piantone dello sterzo in mezzo, quindi il piede sta a sinistra, quello della frizione, e dall'altra parte c'è il freno e l'acceleratore, quindi sono tutte cazzate quello che dico. Non ci sarebbe neanche lo spazio per passare sotto e andare dall'altra parte, cioè la scocca è talmente rastremata che tanti piloti dovevano tagliare le scarpe. Ma invece il fatto all'inizio che dicevano all'epoca, perché che tenevi il volante quasi girato in rettilineo e lo raddrizzavi in curva, la macchina praticamente era, come tu hai raccontato, con l'assetto asimmetrico, girava quasi da sola, è vero o l'hanno un po' esagerato? Ma questo l'hanno esagerato, probabilmente succedeva il contrario. Che a una certa velocità in avanti, quando le sospensioni cominciavano a lavorare, ora si raddrizzava lo sterzo e quindi si comportava come una qualsiasi altra macchina, cioè come un qualsiasi altro assetto. Comunque si entrava in modo, si alleggeriva un attimo in entrata per far sì che andasse, che andasse giù il muso, quindi per avere trazione d'ingresso da mezza curva, metà, diciamo, curva in avanti. Ma già dal primo percorso, il primo terzo di entrata, già si andava in accelerazione con uno sterzo che era praticamente, non dico che fosse inesistente, ma con poco controllo sull'anteriore, no? E si puntava l'uscita in fondo magari a 200 metri, vedevi là, quindi si arrivava con la macchina tutta di potenza. Allora, casa 2, si alleggeriva la potenza, ti mettevi di traverso e andavi a muro, andavi tutta potenza, andavi in fondo, forse andavi a sbattere perché solo negli ultimi 50 metri riprendevi il controllo dell'anteriore, quindi difficile un po'. Poi magari c'era una macchina davanti che ti aveva rovinato, diciamo, l'aderenza, perché la dirt track tile, come si chiamava, e quindi sconvolgeva tutto, quindi cambiava ancora tutto. Serviva anche tanta fortuna, oltre che tantissima esperienza. Perché e lì si vedeva la differenza tra i piloti 50 anni o 60 anni, perché c'erano piloti che, terminate, diciamo, la carriera delle corse classiche, si concentravano solo sulle 500 miglia, sulle 200 miglia di Indianapolis, sulle 500 miglia di Indy, no? Perché erano specializzati su quella gara lì, e lì non c'era... Non c'era giovane che avesse tanta esperienza. Allora tanti hanno vinto la gara
sfruttando la propria esperienza, capisci? Perché certo, le stupidaggini le hanno fatte gli altri e certo, loro stavano e aspettavano. Quindi questa è la mia esperienza. Poi pari magari con Andretti ti dice cose diverse. Io l'ho vissuta così, ma è la realtà quella che ho vissuto io. Insomma, quindi, guarda, Nigel Mansell, lui debuttò, mi ricordo che anno, ricordo, io ero... Inizio anni 90, io me lo ricordo nel 92, forse 91-92, Mansell in America con la macchina, con quello sponsor storico. Non ricordo, con il Team Haas, lui, sì, con il Team Haas, nell'ovale corto, nello Utah, come si chiama la pista? Ci sono i mormoni quel posto lì, cioè nel deserto. Aveva fatto tante prove, tanti test, naturalmente, figurati, Mansell con Team Haas, Carl Haas e Paul Newman, budget illimitati, macchine ufficiali. Ringrazio Matteo Landi che ci dice che era il 1993. Mansell 1993, da casa, come ti dicevo, sono molto preparati i nostri amici. E, tra l'altro Giovanni Bernabè, che saluto, ci scrive perché si usa l'etanolo in America, che non si vede nemmeno bruciare. Sono molto preparati, ci stanno arrivando molte domande. Sì, quella miscela di Phoenix, Mansell, Phoenix. Carlo ci dice Phoenix, Arizona. In Arizona, sì. Non era Utah, Arizona. Arrivò in Formula 1 dopo la vittoria nel Mondiale 92, ci ricorda Matteo Lanni, giornalista, amico di Bar Motorsport, che salutiamo vivamente. Squadra di Newman Haas, come vedi sono tutti molto preparati, ma diciamo, Vinicio, andiamo verso, diciamo, la chiusura di questa puntata di Bar Motorsport. Ci teniamo ancora un po' di minuti, un po' di giri di pista. Dico una sciocchezza, ecco, infatti vorrei due aneddoti, uno però te lo lancio io e l'altro lo lascio a te, e poi due aneddoti, lo dico già agli amici che ci seguono da casa, due aneddoti e poi rispondiamo a quella decina di domande, facciamo dei botte risposta veloci per rispondere alle domande da casa. L'aneddoto che vorrei sentire da te, perché mi ha affascinato, diciamo, faccio una parentesi, una premessa più che una parentesi, dovuto a una negligenza del ragioniere della tua scuderia, diciamo. Ma hai avuto, sono passati tanti anni, Bar Motorsport, il bello sono anche questi aneddoti. No, è che forse l'ho dimenticato, ma è una sciocchezza. Ma è stata una negligenza scuderia, però è stata una sorpresa per te, mica da ridere, ma, un'esperienza di vita, diciamo, anche particolare. Diciamo che come in America si può fare tutto. Tranne non pagare le tasse, credo. È uno stato particolarmente severo, sì, ma per tanti versi. Sì, niente, basta. Fu ricordato che le tasse le hanno pagate, basta. Ma questo è un dettaglio, non ce lo vuoi raccontare. soprassediamo. No, ma dico una cosa che invece vi farà ridere. Newman Haas, Paul Newman era presente sempre alle gare. E a un certo punto, quello che Stefan Warwick, che il mio capo meccanico, no, mi disse: guarda, al debutto del Portland, no, dopo che ho fatto un buonissimo rookie, con i complimenti e gli encomi di Fittipaldi, che mi aveva accolto, qual era, non so se fuori il rappresentante, comunque niente, mi fece fare due o tre giri con una macchina, con la pace car, dice: guarda, so che hai già corso qui, però è stato bene, però comunque lo devo fare, poi se hai problemi chiedi a me, insomma, rivolgiti a noi, a me, che siamo qui per aiutarti, no? Tanto, mi dice: guarda, c'è un signore che ti deve parlare, ti vuole parlare, boh, vabbè, chi è? Quello là. Allora, vado. Buongiorno, ciao, siamo ecco. E si presenta, poi là, sono, dice, dimmi, questo mi chiede un po' di cose, mi dice, ma sì, complimenti per il debutto, bla bla, fatto buone cose, speriamo nella buona gara, dice, ma tu da dove vieni, cosa fai, se? Ho visto che già hai fatto gare prima. E gli dico, io abito, sì, in una città che nessuno conosce, sto tra Bologna, Venezia, insomma, questo qua, comincia a parlare dell'Italia, era affascinato dall'Italia e profondo conoscitore
della storia d'Italia, dei luoghi, della cultura, di tutto quanto, no? Ristoranti, dove, di Venezia, di Bologna, insomma, a un certo punto. E io dicevo, eppure io ti ho già visto, sono convinto di averti già visto. Già visto. E lui, modestissimo, no? Sì. Dico, eppure, e continuava a parlarmi, a farmi domande, sì. Italia, sì, ma la Torre di Pisa, che so, sì. Il Vaticano, Venezia, sì. Ma sì. Ci sono stato, era stato dappertutto questo, sì. Intelligente questo, anche miseria, è difficile trovare qualcuno dall'altra parte del mondo del globo che conosce l'Italia così meglio di me, eppure che ho già visto, non so, chissà, l'ho già visto, indovinato, dico. Te ecco, lavoravi a Long Island, hai per caso lavorato al Pappagallo di Long Island, un ristorante di Long Island, io ho abitato a Long Island, yeah. Prima diciamo di ripartire con le cose, sono in America 4 anni, non a girarmi il pollice, ma insomma a fare cose, altre cose. E questo qua è molto, no, dice, però conosco, so che c'è un Pappagallo a Bologna, dico, porca miseria. Conosceva anche il Pappagallo a Bologna, che aspetta. Bravo, dico, vabbè. E poi mi metto, dico, un paio di sciocchezze, sai, così, ciao, arrivederci, no? E poi mi chiama l'ingegnere e mi dice, allora cosa hai fatto? È stato a parlare di questo qua un sacco di tempo. Dico, vai, non lo so, dico, l'ho già visto. Dico, ma poi io, secondo me lavorava a Pappagallo a Long Island, ma mi ha detto di no, dico, ero convintissimo. Dico, ciao, come stai? Porca, ma cosa hai detto? Ma sei impazzito? Ma non è impazzito? Dico, non lo so, mi dice, vai a parlare con questo, mi parla, conosce bene l'Italia. Gli dico, ma te... E dico, dai, ho pensato che lavorassi perché c'è un Pappagallo anche a Bologna, sì. Dico, sto qua è venuto, sì. A Bologna e conosceva, è stato a farsi un giro d'Italia come fanno tutti i turisti del mondo che vengono in Italia, cioè vanno in Vaticano, vanno a Venezia, vanno a Bologna, che te devo dire? Cosa? Ognuno grande, io l'ho immaginato, non sapevo niente di questo aneddoto, ragazzi, veniva sempre a salutare. Ho già visto, bellissima, così era spontaneo. Questa è fantastica. La miseria, ha fatto una grande appassionato di corse, bravissima, fantastica. Veniva da cioccolato in tazza, con 40 gradi all'ombra, da cioccolato in tazza. Fenomeno, bellissimo aneddoto. Allora, andiamo a leggere per un attimo, amici, questo qui era un aneddoto veramente, come dice Matteo Landi, racconti epici, e in pochi possono dire di aver conosciuto Paul Newman, averci addirittura parlato, conversato, ma in lingua inglese, logicamente, logicamente conosceva bene l'Italia, ma non così tanto da parlare la nostra lingua. Allora, vado a leggere un attimino... le domande, quelle che mi sono selezionato, nostro socio Andrea Colombo Toscanello, dovendo scegliere, botte risposta veloci, poi ci avviamo alla conclusione, dovendo scegliere il tuo periodo e quello di oggi di gare, quale sceglieresti? Allora, adesso, una via di mezzo, in quale decade ti collocheresti nel mondo del motorsport a 2-4 ruote e anche, come ha detto un carissimo amico, le eliche, perché hai corso anche in mare. Non mi piace il mondo di oggi, non mi piacciono i regolamenti. Formula 1, piloti che sono sotto osservazione, cioè siamo alla pura follia, secondo me. Ripeto, mi hai fatto una domanda, ti dico quello che penso. Le corse vanno guadagnate in pista, non si è mai visto un pilota retrocesso perché non ha dato spazio a chi era più veloce, cioè chi voleva superare se la doveva guadagnare, cioè faceva, sì, parte del gioco. Vedi tante, sì, gare chiamate duelli così, che so, tra i grandi, Senna, Prost e altri, che se la sono giocata all'ultima curva con le gomme che fumavano, perché uno stagava 10 metri più avanti. Sono andate anche delle ruotate. Allora cosa sarebbe successo, non so, tra Arnoux e Villeneuve? Cioè, oggi a casa tutti per 5 anni, messi in punizione, non so, mettete alla gogna addirittura. Certo. Cioè, non c'è più una regola, ci sono troppe regole.
E a partire dal fatto che spingono i bottoni questi ragazzi, sicuramente bravi, bravissimi, veloci, velocissimi, però spingono i bottoni. Quelli di allora, insomma, ripeto, erano molto più schietti, ecco, quindi chi aveva del gas da dare lo dava e chi ne aveva di meno lo subiva. Ecco, Stefano Penner ci chiede: nel periodo anni 60-70 qual era il tuo pilota preferito nelle due e nelle quattro ruote? Anni 60-70? Negli anni 60 mi piaceva, 60-70 mi piaceva molto Mike Harewood, Bill Ivey, Carruthers, allora anche Carruthers faceva Kenny Roberts, no, lui è venuto dopo, insomma quei nomi diciamo che stanno ancora al top, così, che hanno lasciato dei segni importanti. Quattro ruote mi piaceva Mario Andretti, che l'hai conosciuto, sì, anche Fittipaldi mi piaceva, anche Fittipaldi mi piaceva molto, erano un po', diciamo, i piloti che seguivo così con un occhio di riguardo, non dico invidiato perché non conosco proprio sentimento, però augurandomi che magari un giorno avrei fatto le cose che facevano loro in quegli anni. Io ero molto, molto più giovane. Sì, dico questo. Le corse in moto ovviamente sono cambiate oggi perché giustamente c'è tanta sicurezza ed è giusto che ci sia, perché ripeto, è tutto è dovuto. Però vedi, piloti che si rispettano in pista giocando le proprie carte non vengono richiamati perché non hanno dato spazio che so all'avversario, come succede in Formula 1, e questo dà ancora un senso di genuinità, secondo me, dello sport. Certo. Che consente a chi ha quella marcetta in più, diciamo, di esprimerla in pista. Così io penso. Ecco, Andrea ci fa una domanda semplice ma interessante. Ai tuoi tempi quanto pesava la moto e l'attrezzatura per correre, la tuta, rispetto a oggi? Cioè tutto, che differenza c'era di peso tra una moto di allora e una moto di adesso? Il peso, la Yamaha mia, penso pesasse meno di 90 kg, probabilmente 80. Leggerissimo, sì, molto leggero, 80, leggero. Ma non c'era niente. Non c'era niente, 80, 90 kg, era pesata la moto. L'attrezzatura che portavamo noi, cioè quindi il nostro abbigliamento era, fai conto se sei in diretta, sì. Rappresento questa camicia. Questa camicia, quindi leggerissimo, una giacca da sci, ecco, conto, una giacca da sci di quello che c'era allora, quindi una roba, un'ostia. Le protezioni erano praticamente disegnate sulle ginocchia e sulle braccia. Sì, sulle braccia. Tanto per dire, guarda, i caschi erano buoni. I guanti erano chiodati nel palmo, sai, in caso di scivolata. E basta, gli stivali erano quelli. Addirittura c'era un pilota che usava gli stivali da pugile. Dick Mann vinse allora nel 72 la 200 miglia di Daytona con una Honda 750. Lui usava al posto degli stivali, cioè gli stivali, diciamo, da pugilato. Quindi quello è il nostro abbigliamento, eravamo praticamente nudi. Ecco, ci stanno mandando tantissimi messaggi di ringraziamenti, serata epica, che storia, grande serata, mi fa molto piacere. E il format con cui è nato Bar Motorsport, più che parlare, analizzare la Formula 1 che ormai sta stancando, è quello proprio di raccontare storie di motorsport, storie nel profondo, di passione, di corse. E quindi, diciamo, andando avanti con le domande, si stanno scatenando i nostri amici da casa. Per esempio, sempre risposta secca: tra la Formula 1 di oggi e l'UEC, il campionato all'epoca una volta si chiamava prototipi, cosa sceglieresti?
il WEC dove la Ferrari ha vinto Le Mans. Tra l'altro, amici, ho la maglia celebrativa, la t-shirt della vittoria di Le Mans. Peraltro, se vi interessa, disponibile, ne abbiamo fatti 51 esemplari. Scrivetemi una mail a info@barmotorsport.tv. Ecco, però, se tu dovessi scegliere, e poi ancora più nello specifico, Carlo ci dice: tra tutte le esperienze che hai fatto, ami di più le due, le quattro ruote o le ali di un aereo addirittura, o aggiungiamo un'elica, un timone? Io amo tutto. Basta che abbia un motore, le moto, le macchine, gli aerei, gli elicotteri, i motoscafi, tutto quello che è, insomma, ripeto, è propulso da un motore termico. Esatto, che non sia elettrico. Ecco, tutto quello mi piace. Altre domande, altre risposte che devo dare? Tra i prototipi. Allora, già ci chiedono che tu, ci vogliono ancora, ti vogliono ancora qui a Bar Motorsport, ma potremmo fare anche dei collegamenti non per forza in presenza, come questa sera, che hai un record su 4 anni. Quello di essere stato per la prima volta con me in presenza, serata epica, Luciano, bella t-shirt. Ma altre domande, ritorniamo alle domande che mi ero selezionato. E allora, molti ci dicono di ricordare Rino Melandri di M. Lugo, che tu hai iniziato con loro. Insomma, c'è un amico, Giovanni Bernabè, che secondo me è di Lugo proprio, che ci dice: ricordiamo Rino Melandri, eccetera. Rino Melandri è una figura epica, come dire, grande appassionato, un grande industriale, con un contorno, diciamo, contornato da tantissimi appassionati, molto capaci, che dedicavano il loro tempo libero, e quando non erano liberi comunque si liberavano al sodalizio, alla DM. Ognuno prestava la propria opera in base alle proprie capacità, e ce n'erano tante da vendere. Rino Melandri era, come dire, era la punta dell'iceberg, ecco, rappresentava la punta dell'iceberg, che è DM, la scuderia che era, alla quale lui aveva dato vita. E poi, ripeto, si sa che la punta dell'iceberg si vede poco, sotto c'è tanto. E c'erano i collaboratori, queste appunto persone meravigliose, splendide, dotate di capacità incredibili, tant'è vero che DM era credo la prima squadra privata al mondo, per i risultati che ha ottenuto, per il segno che ha lasciato, tanti anni, insomma, sempre ai vertici, e quindi quando non c'era una squadra ufficiale, quando tramontava il sogno della squadra ufficiale, c'era la DM, che comunque ha accolto tanti piloti, ecco, tutto per passione, mai a fine, a scopo di lucro. Tanti mettevano di tasca propria anche quello che serviva per pagarsi un panino, fai conto, durante... No, avevamo il gattone, c'era il gattone che era un... cuoco raffinato, facevo un mestiere diverso, però era un cuoco raffinato. La DM, tra l'altro, aveva dotato appunto il gattone, così lo chiamavamo, no? Perché era un po' sornione, generosissimo, di un'attrezzatura che poteva, diciamo, competere con i ristoranti più gettonati, diciamo così, con tante stelle. Partiva da Lugo con, che so, per fare una gara in Svezia, Andestor, per dirti, con, so, forse 50-100 metri di salsiccia. 50-100 metri, tempo di una staccata. 100 kg di piadina, quella rigorosamente fatta in casa a Romagnolo. Strutto. Esatto, quella piadina, insomma, la sua specialità erano i classici... spaghetti, quelli quadrati, come si chiamano? Gli strozzapreti? No. Quelli classico, le lasagne, quelle sottili con il ragù. Uh-huh. Che quello ne aveva. Le tagliatelle. La classica tagliatella al ragù con il formaggio, che insomma non mancava niente. Quindi. Fai venire voglia di andare a cena, adesso andremo a cena insieme, tra l'altro noi, poi
magari faremo in questo nuovo format anche delle serate in presenza col pubblico, con gli amici, con gli iscritti, soci di Bar Motorsport. Ma allora riprendo per un attimo questo commento di Simone Mosole. Dice: avevate la consapevolezza che protezioni e misure di sicurezza negli abitacoli come in sella erano minimi, si correva un po' col rosario, immagino, ci dice un po' cosa è particolare, profonda comunque questa domanda, sì, la sicurezza all'epoca non era quella di oggi, ma ognuno di noi pensava: beh, a me non succederà, ma se succedesse vado a sapere, ma a me non succederà, insomma, ecco, quindi era implicito che c'era un alto rischio, e tutti ma forse facevano finta di pensare uno ad altro, insomma, ecco, a me non succederà, poi invece purtroppo succedeva, sai, ne ho visti, purtroppo, io non solo, ma si sapeva, ma non, ripeto, Vinicio, ecco, Bar Motorsport non c'è niente di preconfezionato, tu mi hai chiesto se io volevi ti anticipassi qualche domanda, e Bar Motorsport è così, non c'è niente di programmato prima, e quindi ti faccio questa domanda banale, semplice, in diretta: ieri hai visto il Gran Premio di Formula 1 Silverstone? Non l'hai visto, nessun problema, però già questo è una risposta che ci dai, non l'hai visto, ci dice un po' che la Formula 1 non ha più quell'appeal di una volta, però te lo dico io, diciamo, la Ferrari ha concluso il Gran Premio in nona e decima posizione, se non lo sapevi te lo dico adesso, dietro alla Williams di Albon, dietro ai protagonisti, Mercedes, Aston Martin, Verstappen, tutti quelli che è. Cosa manca, concludiamo così questa puntata, alla Ferrari di oggi per tornare competitiva nelle posizioni che il marchio del cavallino rampante di Enzo Ferrari meriterebbe di avere? Opinione mia, certo che niente manca in Ferrari, nel senso che i budget anche per loro sono illimitati. Io credo che manchi la continuità, e in particolare dei tecnici, ci potrebbe essere, forse, come spesso succede, ci potrebbero essere delle forme di gelosia tra un tecnico e l'altro. Credo questo, ma non vorrei dire una stupidaggine, ma soprattutto manca la continuità ed un pilota che sia il legante di tutto, diciamo, lo staff tecnico, sì, livello di progettista, cioè che dia entusiasmo, ecco, e che abbia la continuità. Faccio l'esempio: Schumacher non è che non ha vinto 7 campionati del mondo così, in modo così banale, e negli anni, per lui, in quel tempo i tecnici erano sempre quelli, e allora è difficile, vista visto quanto è difficile, diciamo, mi ripeto, chiedo scusa, volevo dire, la Formula 1 è una macchina molto, molto, molto complessa, oggi di aerodinamica, di motore, con i regolamenti, motore piccolo, turbo compresso, e poi il KERS, credo esiste ancora, no? Così, sì. Quindi mezzo elettrico, mezzo no, cioè, non è la mia filosofia di corsa, no? Tutto questo implica l'impiego di tanti tecnici, no? Che vanno, che sia dall'elettronico, l'elettronico c'era anche allora. Io credo che la Formula 1 migliore sia stata quella negli anni 90, no? Almeno c'era macchina, poca elettronica, 4 meccanici mettevano in moto la macchina, oggi ne servono 10 con il computer, se sbagliano un avviamento, sì, devono ripartire da zero, e forse quelli sono già partiti e arrivati. Io credo manchi questo alla Ferrari, perché tecnicamente sono tutti in grado di costruire una Formula 1, cioè, oramai è quasi un libro aperto, sono i dettagli, no? I piccoli particolari che fanno la differenza, e sono, secondo me, dati, si sviluppano appunto da quanto i tecnici sviluppano in simbiosi uno con l'altro.
diciamo i piccoli particolari della vettura. Vinicio, ultimissima domanda che ti faccio io: in tutte le corse che hai disputato tra due e quattro ruote, qual è stato il pilota nella tua carriera che ti ha colpito maggiormente per le sue qualità e quali erano queste qualità in assoluto? Credo di aver stimato tutti i piloti con i quali io ho corso, mi sono trovato, sia di moto, anzi non credo, certo li ho stimati tutti. Guarda che un vinto si dice che vale anche un vincitore, ed è vero, perché i margini sono molto 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 limitati. I materiali fanno tanta differenza e anche la fortuna, quindi non posso dire che ci sia un pilota che mi è piaciuto più di un altro. Mi sono piaciuti tutti, nelle due e nelle quattro ruote, quindi tutti bravi. Cioè, quel mezzo secondo, perché stiamo parlando di niente. Sei molto diplomatico, per esempio hai corso con Giacomo Agostini, gli sei stato anche davanti. Qual era la caratteristica più importante di un Giacomo Agostini che l'ha portato a vincere tutti i mondiali che ha vinto nelle due ruote? Che le cazzate le faceva fare agli altri. Intelligenza, quindi anche. Tanta intelligenza. Molta intelligenza. Tanta intelligenza e tanta capacità, tanto. Comunque. Non dimentichiamo che, sottolineo sempre, che io ho avuto un godimento, ti dico, stratosferico quando vinse la 200 miglia di Daytona. E lì se la giocò di capacità e di intelligenza. Kenny Roberts, che stava a casa, era di casa, alla fine ha dovuto dire bravo Giacomo, perché non ce n'è stata per nessuno, quindi quella se l'è proprio guadagnata, ecco, ma come certo anche tante altre. Poi ripeto, l'intelligenza ha fatto la differenza. Chiudiamo questa puntata, Vinicio, con, se vuoi lasciare un messaggio a chi ci segue, agli appassionati di corse, un messaggio frutto della tua esperienza di tanti anni che abbiamo raccontato in cielo, in aereo, in moto, in macchina, in barca, un messaggio che vuoi lasciare chiudendo questa puntata. Ma io, che sono stato miracolato, sia sulla strada che diciamo che in pista, anche in aria, questo lo racconteremo un'altra volta. Raccomando, come impongo a me stesso, di andare piano per strada, perché di stare molto, molto attenti, perché gli appassionati vanno pure sulla strada con le motociclette, in particolare, che sono pericolosissime. Pericolosissime perché il traffico, purtroppo oggi il motociclista è in balia dell'evento, non si sa chi si trova davanti, in macchina, che guida, vedono, non vedono, e poi fanno le gare per strada. Le gare si fanno in pista, al massimo si fa una scivolata, oggi non ci sono più le balle di paglia, quindi potete stare tranquilli. Andate piano per strada, state molto, come fantastico, faccio io, corretto, come faccio correttissimo. Io, come faccio io. Ecco, amici di Bar Motorsport, io direi potremmo stare qui fino a domani mattina a parlare con Vinicio Salvi, ma ci riproponiamo di riaverlo nostro ospite, magari per parlare di un Gran Premio di Formula 1 che speriamo lui vorrà vedere quella volta che lo chiameremo, logicamente, ad analizzarlo. E io con questo ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi, ringrazio la Motorworks di San Marino che ci ha dato e messo a disposizione questa splendida sede, dove ci riproponiamo di fare degli altri eventi, e vedendo come è partito bene, è stato molto apprezzato da casa questo format con l'ospite in presenza, magari anche col pubblico in presenza. Dobbiamo sempre crescere, migliorare, e quindi Vinicio, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie Thomas, grazie a tutti voi che avete seguito la trasmissione. Bene. I miei deliri, forse. Stupidaggio. No, è stato bellissimo. Però tutto vero. Ci hai raccontato tante cose, tanti aneddoti. Usciamo da questa serata arricchiti. Allora, amici, vi auguro a tutti una buona notte. Rimanete con noi. Vi ricordo, chi ci sta seguendo da Instagram, che per seguire meglio le puntate c'è il nostro canale YouTube, Bar Motorsport, in qualità Full HD. C'è la nostra pagina ufficiale Facebook. C'è Twitch, abbiamo Twitter, siamo su tutti i social. Grazie di cuore per essere rimasti con noi. Buona settimana. Vi ricordo che questo weekend si corre a Imola, il Mondiale Superbike. E vi ricordo anche che Bar Motorsport mette a disposizione 6 biglietti
per i propri soci e abbonati per andare gratis a vedere il moto mondiale ad Imola. Io con questo e con un video dall'America di Vinicio Salmi vi auguro una buona notte, una buona settimana. Ciao da Bar Motorsport, Thomas Biagi, Vinicio Salmi. Ciao. Doing so, if he can maintain that position through the next lap, he will pick up a very important single point for leading the most laps in the run. And Vinicio Salmi makes his way fairly slowly into the pit lane. They're going to have a look at what's wrong with him. This is a Euro Motorsports car run by Antonio Ferrari. No relationship to the great Ferrari family that builds the cars in Italy. But Salmi doesn't look as if he's going to have too much luck for the rest of the hour. Crew had him shut the car down, and he's going to be climbing out shortly. They found something more than routine as they reach down and get the car out of here. And Vinicio climbs out of the cockpit as he... That's Brian Till going in and out of the pits quickly. And doing so, if he can maintain...